signori, buonasera, benvenuti qui sul canale dei Diventi Nation. Ci sentite in arabo, in francese, in tedesco questa sera? Scopriamolo insieme. Io ho dimenticato gli occhiali. Là. Dove cazzo sono i miei occhiali? No, non so. No, barietrina ricciuti. Scusate, quindi, pensavo di essere su croccante. E calla. Aspetta. Ma che è sta attesa? C'è stata l'attesa. La tenete barzellette delle mie? No. Va, Felice, raccontaci una barzelletta per intrattenere. No, ho una reputazione da mantenere. Ok, sono due monetine in cima alle scale. Una dice all'altra. Sì. Attenta al gradin. Quello è gradin. Va bene, questa... Scusate, ma questo è tipo due pomodorini che attraversano la strada. Uno dice all'altro: attento alle macchine, eh? Ragazzi, niente. Non vi abbiamo salutati come al solito, ma stiamo raccontando barzellette per vedere se l'audio va bene. Va bene? Va bene lo stesso. Mi sento incredibile di Felice. Audio tutto bene, a posto. Livello 9. Funzionando tutto. Quindi, signori, buonasera e benvenuti, bentornati qui sul canale dei Diventi Nation in compagnia, buonasera, come sempre, del nostro caro Felice, del collettivo di streamer Content Creator, Wikiroll, di Omar, della Dara dell'Occhio, anche loro fanno roba, a proposito, andatevi a seguire, e soprattutto di Luigi, che in realtà sarebbe Ciro, del collettivo dei Giacca, sotto mentre le spoglie, ma anche detto Luigi... Non lo dite. Bivocemente, giusto? Yes. E ovviamente il nostro Amberdale di me qui che facciamo cose. Che palle, basta. Cioè, ho visto due giorni fa, mi sono rotto il cazzo. Capito? È giusto. Già uno di voi lo devo sentire quasi ogni giorno. Vedere pure gli altri tre. Ho sentito fastidio. Omar, ovviamente. Master in questo caso. Anch'io vorrei vedermi, io non trovo gli occhiali. Dunque, allora ragazzi, scusami, caro Amberdale, che mica ci facciamo qua martedì? Niente, infatti era poco, chiudiamo. Perché siamo pazzi. Possiamo chiudere anche adesso, manda in credits. Sì, manda i credits. Va bene, allora, no. Saluto da... Quindi... Non riesco a prenderlo sul serio a Felice. La live più veloce del mondo. Allora, ragazzi, stasera che sessione corda estemporanea di Chapter Obelisk. Perché poi da giovedì, anzi, scusate, no, da venerdì mi troverete al Milano Games Week. E domenica, invece, ragazzi, domenica sera ci sarà Enfield che sta organizzando robe. Quindi, ragazzi, non perdete anche gli aggiornamenti sulla nostra pagina. Magari fa un talk con Omar, con Felice e con Borraccia. Forse, sì. No, sì. Sì, ci dovrebbe... Borraccia ha detto che ci dovrebbe essere. A parlare di cosa, ragazzi? Sì. A parlare della nuova roba, di roba fresca, ma manco troppo. C'è un bell'annuncio che vogliamo fare e quindi lo famo tutti. Ora Borraccia torna e fa l'asilo dei papà. Bello. Alla fine tu torni e fai l'asilo dei papà. Io mi sono sempre immaginato quella scena che c'è il ragazzino che dice a Eddie Murphy: poi tu torni e fai l'asilo dei papà. E Eddie Murphy risponde: no, devo lavorare. Il bambino credits. Li rifaccio anche. The end. Che poi non so se si sono sminchiati ora che li ho fatto partire un attimo. Ma può essere? No, non credo proprio. Allora, sono al contrario. Chissà. Vabbè, intanto, visto che stiamo parlando di credits, ringraziamo Pasquok per aver rinnovato l'abbonamento di livello 1 per un mese, per un totale di 33 mesi, come Jesus. E scrive: per un po' di tempo. No, 33 mesi, 33 anni. Sarebbe stato strano Gesù se avesse avuto 33 mesi. Ma c'è un universo alternativo in cui lui è famoso per aver avuto 33 mesi. 33. E aver creato il cristianesimo. Ma comunque, prima di entrarci nella religione, scrive: per un po' di tempo sono stato nell'ombra, ma sono tornato alla luce. Porco Pelor, tutto in tema. Grazie mille, Pasquok, che è bentornato. Laza trattino basso R, basso, che sottoscrive l'abbonamento con Prime per la prima volta. Quindi, caro cara Laza, benvenuto a
Signor Bobbe, che ha rinnovato l'abbonamento con Prime per un totale di 27 mesi, scrive: viva Lordo! Viva Lordo, veramente, visto che ora... Vabbè, ora ce la discutiamo, questo multiclasse particolare. Grey931, che ha rinnovato l'abbonamento con Prime per un totale di 23 mesi, scrive: yo, yo, anche a te. Yo, l'importal! Una persona... Io un importo. E alla fine una persona molto strana che ha rinnovato l'abbonamento di livello 1 per un mese, per un totale di 33 mesi. E io dico: come Jesus. E scrive: e andiamo, signori, cuoricino, cuoricino, e anche a te, grazie. E andiamo al secondo livello di Hype Train, ragazzi. Abbonatevi, perché dove tra poco uscirà, ragazzi. Stiamo pensando. 500 sub, mi faccio la barba. Posso fare un appello? Ogni volta che chiedo sta cosa, Umberto, dimmi, bello, a scuola Semo. Smettete di commentare tutti i miei video, post, commenti anche nei profili privati, dicendomi: ma chi è questo, dove Felice di prima con la barba? Non so di chi è questa bella signora. E tu riportaci tuo fratello. Cosa sono andato a scuola? I bambini hanno fatto la fila per dirmi: ma ti sei tirata la barba? E ho detto: no, me l'hanno tagliata. Ragazzi, io ce l'avrei. Quale? Un gol. Gol. Da proporvi. Attenzione. Le sopracciglia no. Allora, Anvil non è nuovo. Diventi così dopo qua. Felice. Envy non è nuovo a questa cosa qua. Potrebbe presentarsi in due modi: o facciamo un sub goal, oppure, che non credo sia mai stata fatta, non credo, nella una storia. Sessione di gioco di ruolo che a ogni sub aumenta di un tot di tempo. Tu intendi la maratona estendibile, tipo, gioco di ruolo. È di sub. Noi facciamo un minimo di sessione, due ore classiche. Ah, beh, come la maratona, quindi con i sub, le donazioni o le cose. Sub, donazioni, e aumenta sempre. Quella girata ovviamente no. Si prende bene o male. Ma libero. Sai perché sta cosa non va bene? Perché tutti i sub sarebbero concentrati in una giornata. Quindi uno dice: ma perché dovrei rinnovare il sub adesso? Lo faccio quella giornata. Esatto, e noi continuiamo. Ho capito, però noi streamiamo 5 volte. Non è l'unica live che facciamo. Streamiamo 5 volte e non vediamo sub. No, diciamo, merda, ci hanno boicottati. No, in quella, tutti i sub in quella live. Perché uno può anche regalare abbonamento. Allora! Io lo sto dicendo qua, me la collo, ma deve essere di sabato. Di sabato? Sì. Subbato. Sì. Perché di domenica si dorme. Subbato sera. Non ci sto. Ma sabato è una sabato. Non me ne frega un cazzo. Se è sabato sì, se no no. A me la domenica andrebbe bene, però vi dico la verità. A me pure. A me propongo una cosa. Alle 9 del mattino. Sabato. Però sì. Sai cosa fanno questi disgraziati? Non si abbona nessuno per due ore. E poi dopo se le stipano tutte. Capito? Però potrebbe... ragazzi, ce la ragioniamo, perché potrebbe essere una roba... Non è mai stata fatta, penso, in Italia e nella community italiana di streaming questa roba. Ma cioè, streamiamo di notte? Quando è che streamiamo? Per questo proponevo di sabato. No, partiamo per esempio di domenica pomeriggio, la live di base dura un'ora e mezza, e domenica possiamo partire anche subito dopo pranzo, e ma dai, è forte. Cioè, che cazzo vuoi giocare? Collatissima. Ragazzi, argomentiamola, perché per me se ne può fare. Si fa se si arriva un tot di sub, però. No? Se si arriva, che so, a tot sub, facciamo questa cosa. No, nel senso, no, noi la organizziamo. Doppia call to action. Sì, doppia call to action. Felice Money Grabber. E poi mancio il suo canale, capito? Non si fa niente per niente. No, ragazzi, posso fare una domanda? Vai. Dove devo firmare? Che tu te l'accogli sul mio seno con una lamella. Facciamo un piccolo cartellino che viene spammato ogni tot, e indica, per esempio, beat 3 minuti, 5 minuti in più, donazioni 10 minuti in più, lo creiamo, lo facciamo e partiamo. Comunque è una bella cosa. Farai i turni per magari dormire, per farci stare tutto. Allora, ragazzi, giorno. Piccola cosa, poi penso che possiamo partire, però io effettivamente con Umberto in questi giorni, che cazzo è Umberto? Con Amberdale ho ragionato sul calendario, sulle cose,
E abbiamo capito che dicembre sarà un mese particolare, perché 24 sera è domenica e il 31 sera è domenica. Magari potremmo usare questa sì, potremmo usare questa occasione per fare una sessione che compensi magari per tutte le altre. Ma ragazzi, possiamo anche vedere quando ha, per esempio, dato che Luigi, quando hai le ferie, noi prendiamo un giorno che va bene a tutti. Speciale Natale, no, a Fandelle. Sì, no, a Natale per davvero, cioè ci facciamo... ovviamente, ragazzi, mettiamo un tetto massimo, tipo una sessione al massimo 10 ore di sessione. Perché a una certa penso che poi mi evaporo. Vabbè, pure noi evaporiamo. Però a un certo punto gli occhi si sciolgono. Sarebbe e diventiamo più o meno contro, come il mostro contro il quale stiamo combattendo. Potremmo pensare, allora, c'è se vi piace, come te ce la possiamo organizzare. Sì, è bella, è bella, è bella. Dai. Comunque, Peco Peco ha rinnovato l'abbonamento con Prime per un totale di 7 mesi, quindi grazie mille, caro. E penso che arrivati a questo punto io vi possa mostrare finalmente sta cazzo di fanart bellissima di Lordo e Haruk performed by Mauro Flex, che come vi abbiamo fatto vedere l'ultima volta nell'outro, alla fine della scorsa sessione l'avevamo mostrato, lo rimostriamo adesso per dare visibilità al lavoro di Mauro. Grazie mille. Grazie Mauro. Abbiamo valutato l'idea di renderlo addirittura il portrait ufficiale di Lordo, però forse è troppo allegro ormai. serve più dolore. Gli ultimi sviluppi, veramente figo. È vero, molto. Quindi ragazzi, mandateci le vostre fan art, perché le faremo vedere in live. Ci piace un sacco quando ci mandate i vostri disegnini, tante di scene magari che vi sono piaciute. Vi ricordo quando fu disegnato Arles col draghetto. Insomma, se vi piace disegnare, vi piacciono le nostre live, fateci un piccolo e sicuramente lo pubblicheremo sia sulla pagina Instagram, ma che anche lo faremo vedere in live. Esattolo. Io arrivato a questo punto ci passo direttamente intramuscolare. Sì. Direttamente sul nostro layout di gioco, perché già inizio a vedere cose strane, quindi cose brutte. Cosa è successo avanti ieri? Cosa è successo avanti ieri? Nella puntata della mamma per amica? Allora, Lama per amica. Una piaga per amica. Allora, nella scorsa sessione il gruppo si è avvicinato a coloro che sono usciti dalla caverna che avevano trovato. Sono usciti due tizi, un uomo e una donna. L'uomo abbastanza impostato, che poi si è scoperto essere un chierico di Loviatar, e la donna, che a quanto pare era sua moglie, affetta da mutismo, che è abbastanza agguerrita durante l'incontro del gruppo. Purtroppo il pedinamento degli avventurieri non è andato a buon fine, e questo ha portato a una greve conversazione che ha ampliato sempre di più discorsi molto pesanti. Questi discorsi hanno in un certo senso spaccato il gruppo, in quanto i due malcapitati chiedevano pietà per la loro vita, ma parte del gruppo era deciso a punirli, a togliergli la vita per i crimini commessi, l'altra parte invece era premeva per non farlo. La situazione, dopo diversi dialoghi che hanno interessato anche l'off game, e la cosa mi ha fatto piacere, perché comunque è bello vedere sempre idee contrastanti e background dei personaggi che prendono spessore, e hanno portato poi all'aiuto involontario di queste due NPC, che hanno portato il gruppo direttamente nella caverna. I due hanno rivelato, prima di addentrarsi nel covo, che lì si nascondeva il loro capo, il loro vecchio capo, creduto morto per mano di Neznar, il drow che nella prima parte dell'avventura, che non abbiamo giocato, tirava le fila della vera organizzazione dei Marchi Rossi. Una volta trafitto e gettato nei tunnel delle caverne dell'Eco, Staffa di Vetro si è svegliato tra le mani di qualcuno,
di qualcosa. I due erano molto spaventati, avevano paura che questo potesse fare una ritorsione se fosse guarito dalla sua sorta di morbo che a quanto pare si porta appresso da quando è stato recuperato nelle caverne dell'Eco. E purtroppo il gruppo li porta comunque, anche contro la loro volontà, davanti agli occhi del loro vecchio capo. Questi riconosce, li bersaglia con le sue minacce, ma in poco tempo i due perdono la vita per mano di Elix. Subito dopo il gruppo viene a contatto con Staffa di Vetro, con questo tizio che a quanto pare ha la carne che gli si stacca di dosso, e viene ucciso dopo che viene sottoposto a un interrogatorio. Una parola però scatena il panico: Zurzula. Questa Zurzula genera in Aruk e in Finn una strana reazione, anche in Staffa di Vetro. Dopo di ciò, Staffa di Vetro viene ucciso e il gruppo fa per andarsene. Tuttavia, poco tempo dopo, succede qualcosa. Una figura si alza ed è pronta ad aggredirli, dopo che si è nascosta ed è stata individuata da Finn. La sessione si era conclusa proprio qui, con questo essere che adesso vi faccio rivedere. Ricondivido l'immagine. Questo Jarno Albrecht, che è il vero nome di Staffa di Vetro, è completamente mutato dalla pelle aberrante. Quindi, se non ci sono domande o ringraziamenti, caro Anvil, ti lascio subito la parola prima di cominciare. Grazie a te per il recap. Ok. È un ringraziamento, effettivamente, non so di niente. Direi di iniziare subito con l'iniziativa. Preparatevi, il fight, ragazzi, non è semplice. Ricordo che non è da manuale, questo fight non c'è, ma la creatura è... Allora, l'avevo già detto la scorsa volta. Scherzo. Allora, tiro anche. Devo fare iniziativa. Bello tirare con iniziativa e tirare 5 e 5. Dov'è? Lui fa 20. Naturale. Ma cazzo, è meglio adesso che dopo. Bello, Elix. Ah. Ti vedo carico già. E dunque, signori, inizia il mostro. Ben comincia. Falso 20 naturale. Ah. Allora, ragazzi, un mostro davvero molto particolare. Adesso lo scoprirete. Dio Cristo. La creatura si stacca immediatamente dal tetto, Finn. La vedi che davanti a te arriva quasi molleggiando. Probabilmente la creatura, alzandosi in piedi, se la sua schiena non fosse curva, toccherebbe i 2,5 metri. Ma è molto molto magra. Ma davvero molto alto. Quando ora entra nel mio raggio d'azione, io dovrei potergli fare... Non puoi fare niente perché non l'avete ancora agito. Ah, sì, usiamo questa homebrew. Lui a terra ti guarda per un attimo, la sua bocca, uno stridio leggerissimo, dopodiché vedi qualcosa che ha dell'ineccepibile. Vedi che il suo corpo inizia a contorcersi, quasi a formare una spirale, e vedi che è come se fosse un grosso lombrico, passa tra la fessura delle due gambe e la roccia, si stringe, il suo corpo diventa quasi piatto, e passa tra la tua scarpa e il muro e si piazza qui. Come? Aspetta. Cioè, sì. Il suo tratto è stranamente flessibile, si chiama. Non l'ho tradotto proprio stranamente flessibile, weirdly elastic. Mm-hmm. La creatura, insieme a qualsiasi equipaggiamento che indossa o trasporta, è innaturalmente flessibile. La creatura può muoversi in qualsiasi spazio stretto fino a un centimetro senza stringersi. Però. Quindi passa attraverso le fessure. Dopodiché vedete che fa questo. Ragazzi, ascoltatemi bene.
vedete che improvvisamente la sua testa si divide in due, come se il suo cranio venisse aperto da una zip. Improvvisamente vedete il suo cervello battere. Per un secondo diventa traslucido. E succede questo, ascoltatemi bene. Hai davanti ai vostri occhi scompare e si riposiziona qui. Si trasla. Come se dalla sua testa fuoriuscissero dei microfilamenti neri. Quello che succede però non è soltanto questo. Improvvisamente vedete che questi filamenti rimasti in aria rimangono quasi eterei a galleggiare. Pochi, neanche un secondo dopo, vedete che si uniscono, cominciano a roteare e appare un piccolo buco nero. Tutti quelli entro 9 metri dalla sua vecchia posizione, che è questa, cioè questa tutti qui, noi. Tutti voi, mi fate un tiro salvezza su forza, classe difficoltà 15. Brutta, brutta. Si può dire che è brutta? Mannaggia. Possiamo decidere se usare ispirazione dopo, giusto Master? Sì, potete... No! No! Potrei credere in Borraccia. Avevo fatto 15. È Borraccia, wow. Credo in me! Bravo! Qualcuno gioca ispirazione o no? Chi è che fallisce? Io fallisco. Io e Lordo. Io me la stipo l'ispirazione. Io pure. Me la salverei, non so che fa. Vediamo che succede. Quindi chi è che fallisce? Io. Ok. Tutti quelli. No, anche Lordo, no? Era 15. Sì, credo anche Lordo. Quindi fin nell'ordo? Io ho fallito. Improvvisamente sentite che il buco nero inizia a tirarvi. Sentite che la terra vi manca da sotto i piedi. E venite tirati verso la posizione che sovrasta il buco nero. Improvvisamente vi scontrate l'uno con l'altro, quasi spaghettizzati. Come se la vostra testa si allungasse. Poi il buco nero, la singolarità arcana, scompare. Ma... E vi ritrovate come decompressi. Subite 4 di 8 da forza. Lordo. A me sto buco nero è stato così forte che mi ha fatto crashare Fantasy Ground. No. Però vabbè. Vabbè, narra, devo fare gli update. Tranquillo. Anche se non mi compariva. Subite, Lordo subisce 10 danni, mentre... peraltro, Finn ne subisce 18. Ok. Questo colpo è talmente potente. Sì, però aspettiamo Anvil perché ora succedono altre cose. Certo. Accidenti. Qua si sta a connettere. Comunque mi ha fatto un errore molto strano. Quando si è traslato, è come se si è traslato, no? Ma è come se fosse una sorta di teletrasporto. Sì, si è proprio teletrasportato. Ok, vabbè. E nel momento in cui si... Esatto, al suo posto appare il buco nero. Perfetto. Vi dico subito come si chiama, perché è un mostro dell'avventura questo, non lo trovate altrove. Si chiama traslazione del vuoto. Ok, va bene. Teletrasporta insieme a qualsiasi equipaggiamento che indossa in uno spazio non occupato che può vedere entro una distanza che non dirò perché può essere variabile ancora. Certo. Subito dopo il teletrasporto, ogni creatura nel raggio di 9 metri dal vuoto, che non sia la creatura, deve effettuare un classe difficoltà 15 o subire appunto 4 di 8 danni da forza e trascinata nello spazio non occupato più vicino al vuoto. Se il tiro salvezza riesce, la creatura subisce solo la metà dei danni. Quindi anche voi adesso li subirete. Master, mi può clerare la chat al volo? Certo. Quindi adesso... aspettate un attimo. Quindi loro metà danni li prendono. Sì, li prendono. Wow. Adesso li faccio.
arrivano i vostri metà danni su su Aruk, però non viene trasportata. Aruk, sono metà danni già dimezzati questi, e questi sono su nostro caro Elix. Fighissimo, capacità. Facci tua. 11 già dimezzati? 11 dimezzati, avete fatto 22, aveva fatto. Mamma mia! Ma non è finita qui. Non è finita qui, perché questa era la sezione bonus. A recharge sta cosa, eh. E a recharge 5-6. Dopodiché mettere i primi. Dopodiché questo essere chiude immediatamente il suo cervello per poi guardarvi, riaprirlo, ma questa volta il cervello è completamente nero. Improvvisamente vedete che fa qualcosa. Attenzione, ragazzi. Dalla sua testa fuoriesce una piccola pallina nera di fumo. Arriva sopra di voi. Attenzione, perché un raggio di 20 piedi puntato dove dice lui, l'incantesimo è, mi fate un check di arcana se volete scoprirlo. Chi ha arcana o comunque ha competenze magiche può farlo. Io non ne so niente, okay. Quindi non ne so niente. Voi non avete mai visto una cosa del genere? No, Finn sì. Finn ha fatto i compiti. Finn, lo guardi. Finn dopo esserti ripreso da questa, da questo colpo. A un tratto senti un freddo inusuale. Un freddo tremendo che hai già sentito poc'anzi. Un freddo che non è di questo mondo. Un freddo che viene da molto, molto lontano. Sulle tue spalle senti tentacoli, sul tuo volto senti come grattare delle unghie, e poi sul tuo petto senti come mille bocche che masticano la tua carne. Viene da molto molto lontano, da un luogo molto molto remoto. L'incantesimo è fame di Adar. Oh capperi, qualcosa me lo diceva. Troia. Vi leggo l'incantesimo dato che hai fatto un bel tiro. Si apre una porta verso l'oscurità tra le stelle. Non so se a Emil ricorda qualcosa questa Ya Bolodamog Fodaken. La regione è infestata da orrori sconosciuti. Si apre una sfera di oscurità e freddo pungente del raggio di 6 metri, quindi 20 piedi, centrata su un punto introgittata che dura per la durata. Questo vuoto è riempito da una cacofonia di morbidi sussurri e rumori che possono essere uditi fino a 9 metri di distanza. Nessuna luce magica o di altro tipo può illuminare l'aria, e le creature completamente all'interno dell'aria sono accecate. Il vuoto crea una distorsione del tessuto dello spazio, e l'aria è un terreno difficile. Qualsiasi creatura che inizia il suo turno all'interno dell'aria, non vi dico altro. Okay. Beh, tanto mo lo scopriamo. Che, io non posso neanche lanciare Counterspell, ovviamente, perché è sempre per la stessa ragione. No, no, perché è psionico, lo lancia da psionico, non li puoi controspellare. Assurdo, però. Carino. Dopodiché, ragazzi, questo era il suo turno. Che ti abbiamo fatto, Amber? A me niente, io non ho Wizard. Ho fatto questa cosa, sta sotto questo. Allora, per punirvi. Domanda, essendo area oscurata, sì, per muovermi aria di ogni movimento ti tocca per due, ma intanto, dato che cominci il tuo turno qui, prendo i danni, prendi gli schiaffi, sì, finisci un attimo solo che apro la sua scheda. Se cominci la tua azione lì, prendi due danni, due di sei danni da freddo, sì, sono 8 danni. Dopodiché tira più basso, master. Va bene. Ricorda che là dentro l'aria è difficoltosa, quindi mi sa che è anche oscurata. È anche oscurata, sei blinded, sì. Quindi per muovermi no, ricordi com'è la stanza, quindi sai da dove. Ok. Quindi puoi muoverti, però è solo accidentata. Allora, quindi aspetta, vi blocca il movimento, scusatemi. Sì, infatti. Vai. Quindi io potrei arrivare qua.
visto che faccio 40 feet a livello 5 con il barbaro. Fai 40 feet quando quindi ti muovi di 20 essendo, sì, essendo trattenuto. Okay, 20. Riesci a uscire fuori dall'area, arrivi lì davanti a lui, lui ti, okay, guarda immediatamente, la sua testa si stava appena richiudendo. Arrivi a fagiolo, avevo giusto voglia di sfogarmi un po'. Stringo i pugni, vado in ira, mm-hmm, e primo pugno. Allora, su questo però non c'è, te lo tiro così, master, perché sennò dovrei tirarti quest'altro, ma non c'ho, c'è un D6 di troppo. Ovviamente Reckless Attack. Va bene. Non so quanto, perché... ti conviene, ma va bene. Va bene, vai, vai. Non si molla nulla. Um, 19. Preso. Ok. Allora, questo è il danno. È radiante, non da forza. Vai. Ischia. Più. Bello. Più c'è. Due danni in più per il Zelota. Ok. Ma io aggiungo io. Ok. E poi vado con il secondo attacco extra. Aspetta che ci sempre con Reckless, che tanto dopo il primo è tutto in discesa. Nell'ultimo commento stai leggendo. Bello, 25. Okay. Grosso, okay. Preso, vai. E questo è un D8 del colpo a mani nude più 4. Quindi sono altri 7 danni. Ok. Quindi mi muovo, stringo i pugni e prima è un gancio sullo stomaco, il secondo è un sinistro montante nel pino della mandibola, proprio pum pum. Ok. Uno. Faccio i test di concentrazione. Grande. Ok. Va bene. Allora, devo farne solo due, sì. Ok, sì, ce la fa. Resiste la concentrazione. Un perfetto non ha... stile Baldur's Gate 3, oserei dire. Vai. E niente, finisco il turno. Ok, Aruk si dimena dall'oscurità e fuoriesce, ancora inondato dai fumi del buio. Appena riapri gli occhi, vedi questa creatura col suo cervello ben esposto che... richiude la membrana, ne approfitti immediatamente perché la vedi ancora intenta nell'azione e cominci a scaricare i tuoi pugni aiutandoti con il ki che spinge dentro la sua pancia, pum pum, le onde allargano la sua pelle che vola a destra e a sinistra. Vai, dici. Ci sono 4 danni in più, scusa, non c'era segnata l'ira. Ok. I colpi si susseguono uno dietro l'altro. La creatura non sembra sentire dolore, ma ti guarda mentre le sue fauci. Fammi vedere che sai fare, bello. Ok, Lordo, fermo lì. Cazzo mi casa Rook quando fa queste cose. Ti prendi 2d6 da freddo, Lordo. Sono 5 danni. Dopodiché Lordo, ricorda, sei accecato e accecato è il terreno di sotto il terreno del sotto i tuoi piedi. Difficile. È difficoltoso. Perfetto. Muovi della faccio questo allora. Per sfuggire dal freddo mi sposto fino a qua utilizzando come azione bonus la mia azione di scatto. Ok, va benissimo. Cominci a correre cercando di toglierti di dosso quei tentacoli e quelle mandibole che stringono e ti irrigidiscono il corpo. Appena fuoriesci, sembri come fu uscito da 1000 metri sott'acqua. Ok, master, puoi descrivermi sul tavolo che cosa vedo? Perché vedo delle bottiglie, delle carte. Quello che vedi, vedi quello che vedi. Cosa c'è nelle bottiglie? Vino. Riconosco... Vino? Vino. Ok, va bene. Faccio questa cosa allora.
uso la mia azione, prendo nella mia tasca la torcia e accendo la mia torcia. Aspetta un attimo, tu ti muovi di quanto? Di doppio? Di 9 quindi... metri. Ok. Però ho fatto come azione bonus scatto. Ok, ti avvicini al tavolo quindi, d'accordo. Sì. Dopodiché, semplicemente come azione, accendo la torcia. Ok. Immediatamente. Vedi che sulla tavola c'è anche una candela, non so se può servirti. E c'è una candela? Luce. Sì, ma non la vedete, se purtroppo avete tutti scuro visione, comunque sì. Accendo la torcia con la candela, allora senza prendere acciarino, queste cose qua. Ok. E passo. La torcia si accende e la luce si proietta da te. Finn, anche tu, ahimè, ti risvegli nel gelo più puro. Sono 10 danni, caro Finn. Dopodiché il freddo ti mangia le carni, eppure quel posto senti di averlo già sentito da qualche parte. Suona familiare a te. Allora il doppio del movimento 20, non riesco a uscire e attaccare. Sì, perché puoi farne 3. Sì. Devi scattare per forza. Oppure usare qualche spell. Ma non c'ho spell di che mi aumenti il movimento. Puoi attaccare da là dentro, però. Aspetta un attimo, tu hai cos'hai? Vista del diavolo, cosa hai? Vista del diavolo, ma cosa? Non credo che funzioni. Magica supera. Sì, però il problema è che Anger of Adar ti dà la blinded condition. Appunto, non c'è. Non è semplicemente buio, cioè... sei accecato se sei lì dentro. Sì, appunto. Quindi non c'è modo. Maledizione. Maledizione da terzo, si chiama curse. No, ex. No, ex è di primo. Va bene, allora... Allora. Sei sicuro allora. Che vedi dentro la fame di Adar? Sì, è blinded. Abbastanza. Però aspetta, però. Ahimè, abbastanza. Nell'oscurità sia magica che comune, perché aspetta. Nessuno sì, no, è che ti dà la blinded condition. È quella la fregatura. Allora. Scatta. No, però vabbè, mi dice 15. Ragazzi, prendetevi il vostro tempo. Domanda. Il movimento in diagonale, una casella, la consideriamo movimento singolo e poi le successive diagonali sarebbero due caselle, giusto? Aspetta un attimo. Perché sennò così ci arriva. Aspetta un secondo, perché? Fammi vedere una cosa. Fermi tutti. No, perché questa cosa può cambiare... Non voglio che succedano questo tipo di tipologia di cose. Un attimo solo. Perché a quanto pare puoi vedere tu nel... Sto leggendo anch'io. Ah, sì? A quanto pare puoi vedere. Allora gli è meno. Allora voi siete considerati accecati, ma perché c'è l'oscurità magica. Quindi puoi vedere siccome tu vedi nell'oscurità magica, tu Luigi puoi vedere l'infame di Adar. Ok, e lui immagino come, però comunque mi veda. Certo, lui sì, mi vede. Lui comunque mi vede. Ok, quindi non avrei vantaggio. Vabbè, ma io intanto gli è meno. Ma dato che comunque ci vedo, lo vedo no, che sta cercando di mantenere una concentrazione o... Jeremy Crawford. Devil's sight is meant to pierce the dark created by a spell like darkness, not the void of hunger of a dark. Vedi. Quindi non la vede? No. Se la dice no. Jeremy, io non dico niente. Geremia, grazie mille. No. Grazie, la metto Jeremy. In chat la fonte. Grazie, sì, grazie Felix. Ok, non vedi allora, però... Ricordi la stanza, quindi se vuoi muoverti dove vuoi, puoi farlo. Ok. Quindi questi sarebbero 20 o questi 10, sono già 30? Sono 10 piedi. No, questi sono già... Questi qua, tu sei mosso da qua. Esatto. Fai il movimento. Allora, qua sono 10, in teoria. Qua sono... dipende come... Allora, questi sono 10. Questi sono... Sì, questi sono 10. Se mi muovo di altri
se uso un'altra diagonale, però normalmente sarebbero altri due passi, uno sì, in basso e uno. Ok, perfetto, quindi qua sono 30. Perfetto. Ok. Rimani quindi qua sono ho finito i passi qua. Ora io lo vedo, lui mi vede, però io continuo a prendere botte e già sto messo maluccio come punti ferita, quindi no, quindi mi tocca uscire da qua perché su di passalo me, a me Feli, passalo a me delle crine terrificanti. Allora va bene, io arrivo, faccio l'azione di scatto e qui dovrei essere considerato fuori da sì, sei fuori dalla famiglia, giusto? Sì. Ok. Se eri scatto, quindi niente. Concludi? Eh sì, per forza. Cerchi di vincolarti dall'oscurità, che sembra essere infinita, ma ad un tratto riesci a trovare la luce. Una luce che, ahimè, non brilla per nulla. Ti trovi davanti all'essere che ti guarda, mi raccomando. Sembra quasi riderti in faccia. Fortunatamente ti eviti gli ultimi danni, ma Elix! Vai. Ti prendi questi due belli danni da freddo. Brr. Sono 9 danni, caro Elix. Brr, che paura. Dopodiché tocca a te. Dopodiché mi muovo. Allora, 2 3 userò la mia attack action questo turno, quindi ho 10 feet in più, per cui okay, ce la faccio a raggiungerlo. Nel momento in cui esco, salto sul tavolo, allargo le mani e guardo Aruk. Gli do ispirazione bardica, così dicendo: okay. Le nocche di Aruk brillavano nell'oscurità, potenti e minacciose, non avevano pietà. Aruk! Dopodiché estraggo il mio stocco e faccio: e tu, on guard! E do un colpo con Defensive Flourish. Le parole di Elix illuminano l'aria fino a darti vigore, a gonfiare le tue vene. Ti metti in posizione, Rook, ma qualcosa di strano sembra muoversi intorno a voi. Ma Elix! Allora, ispirazione bardica, le ho finite praticamente. Ah no, le recuperiamo per riposo breve? A livello 5 mi pare. Allora ce le ho tutte. 5, ok, ne spendo una, quindi da dare a lui. Quindi ricordatelo. Non posso metterti tra le note, mi sa. Sì, poi lo faccio. No, non me lo ricordo. Ricorda che qualora tu facessi attacchi magici o cose così, lo puoi usare anche per gli incantesimi, il danno in più. Poi l'altro, appunto, faccio Defensive Flourish. Se lo prendo, se no non me lo spendo. Quindi provo a colpirlo, immagino normale, senza vantaggio, giusto? Sì, senza vantaggio. Cazzo. Il tuo colpo va a vuoto. Sì. Devo accettarlo per forza. Potrei giocarmi ispirazione, guys. Non è stupido. No, è ancora troppo presto. Niente, do questo colpo a vuoto. Cerco di attirare la sua attenzione e poi termino. Il mostro, il tuo colpo colpisce il mostro, ma dagli soltanto un pezzettino di carne che improvvisamente ti si scioglie sul lago dello stocco. E andiamo al nostro caro amico. Mi farà piacere sapere che non ricarica. Questo già, questa già è una buona notizia. Sa che altro fa sto stronzo. Sto magro. No. Il mostro, vedendosi accerchiato, inizia a tremare. Improvvisamente un urlo, e dai suoi pori, da questa pelle morta, fuoriesce un miasma verdastro. Tutti quanti intorno a lui, tranne Lordo, mi fa ad un tiro salvezza su saggezza, classe difficoltà 15. Saggezza? Saggezza. Se non te lo faccio? Sono cazzi tuoi. Esclusivamente. 15. Il gioco ispirazione. 15. Ok, vai con la miseriaccia ladra.
Ah, un gioco ispirazione, dai. Niente, a sto punto. Vabbè. Arrivederci. L'abbonamento. Arrivederci e grazie. Allora, non ce l'ha chi non ce la fa. Subisce improvvisamente. Vede questo miasma diventare invisibile. Esattamente come la lama del Goblin. E la vostra testa inizia a vibrare. Il vostro cranio si scuote all'interno. Il vostro cervello si scuote all'interno della vostra scatola cranica. Chi non ha superato, quindi Helix e Finn, subite 2 di 6 psichici. Sì, psichici. Ah, 10 danni per Helix. Fanculo. Dopodiché la creatura inizia come di nuovo a muoversi in modo molto molto strano ed è pronta per i suoi 3 attacchi. Porca, cioè questo fa danni, fa 2 di 6 psichici e poi fa 3 attacchi. Vi dirò il GS, il GS, il GS multiclasso paladino, non me ne fotte un cazzo. Ragazzi, pure io come lord ho i sensi di colpa, che ho ucciso le persone. Eldritch Smite. Divine Smite. Ragazzi, concentrati. Sì, attenzione. Sì. Davanti a lui vedete che le sue mani diventano come degli artigli acuminati. Che sì, le ossa si mischiano alla carne. La sua bocca si spalanca. E fa 2 colpi di artiglio aberrante. Uno verso Helix. Prova a colpirti. Immagino che abbia più 75 al colpire, no? Più 76. Più 7. E infatti non ti prende. Ah. Il primo colpo va vuoto. L'altro invece va contro a Rook, che è a vantaggio. A Rook ti prende. Sono... tanti. Abbastanza. Mi più basso, master. Ma ti basso. È andato bene. Sono 11 danni da 3 di 6. Bene, bene, bene. Dopodiché, sempre più per la metà. Dopo che i suoi artigli si ritraggono, vedete che si sono un minimo allungati. Capite che le sue braccia possono estendersi. Lordo, i suoi occhi vanno verso di te. Improvvisamente, la sua testa si apre per un attimo. E riesce a vedere che le venature del suo cervello nero sono illuminate di un verde accesissimo. Lordo, prova a colpirti con una impronta psichica, un rend psichico. Ranged, può farlo sia ranged che a distanza, che è corpo a corpo, e prova a colpirti. Ti prende, era fatto così sul 20 e è tornato sul 14. Ti prende. Ok. Dopodiché subisci. Usa schivata prodigiosa. Ossia? Come reazione. Dimezzo i danni. Ok, quindi danni dimezzati? Sì. Però che tipi di danni dimezzi? Tutti. Tutti. Che vengono fatti da un tiro per colpire. Non attacco. Basta che lui riesca a vedere il tiro per colpire, può dimezzare pure gli psichici. Sì. Meno male che me l'hai detto. Vado con... allora vado già a dimezzare. Ok. 10 dimezzati. Se no sarebbero stati 20? No, 10, 5 le subito. Ah, ok. Dopodiché, però, mi fai un CD 15 su saggezza. Ok. E che fai? Sono i primi? Meno male. Improvvisamente senti il tuo corpo irrigidirsi per un attimo, ma ti riprendi immediatamente. Cosa ho sentito? Irrigidirmi, hai detto? Hai sentito il tuo corpo irrigidirsi. Dovuto al colpo che mi ha fatto, giusto? A quest'ultima sensazione. Ok, grazie. Dopodiché conclude il suo turno. Haruk. Allora. Grazie Helix. Sgrullo le braccia, quasi esce della vernice, attivo il tatuaggio. Questo mi serviva. Ehi, coso? In testa una campana. E questo è il suo batacchio. E gli do una capocciata. Va bene. Quindi, sempre an armored strike, ovviamente. Attacchio sempre di con reckless attack.
Prezzo? Ma okay. Ciccione. Adesso questi sono i veri danni completi. Ok. Guarda, guarda quei due di 6 del tavolo. Quelli brutti, sono quelli brutti, bruttini. Vi do la prima testata e poi per puro flavor appena lascio gliene do un'altra. Ok. I colpi si susseguono, la tua testa. Ahimè, questa volta non ci arrivi. Aspetta, Master. Puoi usare l'ispirazione bardica, sì, se vuoi. L'ispirazione bardica. Vai. 16. Totale? 16. Preso. Dai, Oh, grande. Ok. Preso. Dai, quindi sono questi. Ora ti narro cos'è. Vai. Sì, sono 7, 4, 11. Mancano i due di lira, li stai mettendo? No, hai più 4 come fisso, quindi non stai mettendo lira. Allora c'erano anche stavolta più 4. Messi. Non era la stellina? Aspetta, devi trascinarti l'effetto dell'ira. Sì. Aspetta. Devi premere la cosina. Devi trascinartelo sul tuo token. Ecco, ora ce l'hai. Devi prendere il tizietto, il quadrato, prenderlo, pigiarlo e trascinarlo su di te. Subisce 4 danni in più, Master, comunque. Ok, sì, sono quattro cosi. Okay. E la prima testata è proprio urlo. Dong! Dong! Il primo colpo, frantuma delle ossa. Il secondo, tu senti colpire qualcosa di duro, ma non ti arrendi e ne tiri un'altra, ancora più forte, ricordando le parole di Helix. E qualcosa all'interno si rompe. La creatura... Maledetto Blockbear! Soffri, cane! Dopodiché tocca... Finisco il turno. All'ordo. Master, cosa vede in questo sacco bianco accanto a Yarno? È chiuso, non vedi niente. Ok, gli lancio la torcia addosso. Lanci la torcia sul sacco? Ma faccio questa cosa particolare. Ti spiego. Vai. Anzi, te la ruo. Ti narro di preciso cosa fa. Vabbè, Lord. Prepariamoci. Usa il suo privilegio da stregone della magia selvaggia. Che gli consente di darsi vantaggio. Si chiama Onde di Caos. Mi do vantaggio nel lanciare questa torcia. Voglio essere sicuro di prenderla. Quindi faccio questo tiro per colpire con la torcia su quel sacco. Ma ti dai vantaggio a qualcosa? Non ho capito. Al tiro per colpire, perché? Perché facendo questo, il master mi fa fare la magia selvaggia. Nel darmi quel vantaggio. Praticamente. Una volta che l'ha fatto, deve comprare un riposo lungo. Prendi vantaggio, ok. Poi ti chiede, tiri su magia selvaggia. Okay. C'è stata bella la magia selvaggia. Guarda come se dobbiamo portare a casa un vaso di fiori. Aspetta, c'è pure un commento di un tizio che ha scritto: usarlo per i tiri per colpire uno spreco assoluto. Punto. Ok. Sì, allora. È esatto quello che voglio fare. Quindi voglio lanciare questa torcia. E lo voglio fare concentrandomi, dicendo: io la prendo perché così scateno questo potere che ho all'interno di roleplay. E perché non voglio. Io ho promesso che non voglio ferire nessuno. Non voglio più uccidere nessuna creatura. Ok, allora. Quindi ti faccio questo tiro sulla magia selvaggia? Allora, intanto fammi un tiro per colpire con la tua destrezza, quindi a distanza, utilizzando magari il coso della tua blowgun, per vedere se colpisci il sacco. Va benissimo. O finisce lì in mezzo e prenderà fuoco perché c'è comunque legno là in giro. Sì, sì, assolutamente. Fai un tiro di blowgun. Blowgun in action, ecco, l'ho trovato. Sì. Dai. Con vantaggio. 15. Ok. Tiri la torcia. Questa gira in aria. E si ficca precisamente qui dentro. Dentro questo triangolino tra la cassa
e il sacco. Perfetto. Il prossimo turno cominceranno a prendere fuoco. Perfetto. Dopodiché. E adesso ti tiro sulla magia selvaggia. E io vado a prendere la bella. E io vado a prendere da bere. Ah, allora, la magia selvaggia, pagina 100, credo. 103. Ce la dobbiamo segnare. 115, spero. 112, 112. 100, no, qual è il warlock? Stregone, ok. 112. Prego, mi dica. Te lo dico subito. Vai col di 100. Controlliamo. 92. Se lo stregone muore entro il minuto successivo, torna in vita immediatamente come per l'effetto incantesimo reincarnazione. No! Aspetta, ma reincarnazione in un'altra è quello del cambio razza. Sì. No. Tu immagini se sto pazzo si risveglia domani tipo Shrek che diventa il glow up. Oddio, no, raga, dice: oh mio Dio, sono un albino, sono bellissimo. Va bene, lo uccido io allora. Sono una bellissima. Un minuto sono 10 turni. Quindi, se entro 10 turni tu muori, mi reincarni. Ok, andremo a rivederlo. Azione bonus, mi nascondo. Quindi, ci provo. Stealth. Cioè, pensa se ti reincarni in un dragonide. Lordo di Gevolve. Goblin. È bellissimo. Allora. Goblin. Ok, allora. Oh, improvvisamente lanci questa torcia e ti aiuti con la tua forza arcana insita nel tuo animo. Quando lo fai, però... una piccola onda d'urto intorno a te fa smuovere le carte sul tavolo. Senti come una fiamma che ti arde dentro e che non vuole spegnersi neanche di fronte a un'ipotetica morte. E questo era il turno di Lordo. Finn! Casto oscurità. Su di me. Ok. Quanto c'ha di viaggio? 15, se non sbaglio. Aspetta che controllo per sicurezza. Scusa, Master, mentre controlla... 15 di raggio, sì. Fame di Adar è ancora attiva? Sì. Ma com'è possibile? Scusa, l'ha fatto tipo... 6 test di concentrazione. Sì, li ho fatti, ragazzi. Ok. Li ho fatti. Allora, questo è grosso, cioè avrà una buona costituzione, ragazzi. Purtroppo questa è la mia azione, per cui sto lì. Però guardo, adesso ci vedo. La CD non è molto alta. Secondo c'è il modificatore. Sì, infatti. Dato che adesso lo vedo, guardo bene se ho l'impressione che lui ci veda dentro l'oscurità magica oppure no. E per controllare questa cosa, mi sposto di qua e vedo se mi segue... L'oscurità si sposta con me, ovviamente, perché ce l'ho castata sul mio... I suoi occhi attualmente sono sul Lord, l'ultimo che ha colpito. Ok, non vedi che ti segue. Comunque, okay, ha avuto una reazione con l'oscurità. Aspetta un attimo, da là non puoi spostarti, gli passi attraverso in quel modo. Beh, non posso passare neanche... corro un rischio. Mi sposto di qua. E poi di qua. Ok. Subisci un attacco di opportunità. Quindi ci vede. Perfetto. Si volta immediatamente verso di te. Ci vede, giusto. E allunga un... No, posso... Io potrei fare anche un rend come attacco di opportunità, perché alla fine è un'azione normale. Ma lui ci vede dentro l'oscurità magica? Perché mi può fare un attacco di opportunità? Ci vede pure, ci vede. Gli manca resistenza leggendaria. Vi dico una cosa. E time stop at will. Vi dico una cosa, è come se ci vede. Allora, l'attacco d'opportunità può essere soltanto un attacco fisico, con un'arma da mischia. Con un'arma da mischia. Sì. Ok, un attacco da mischia. Ok, allora va di artiglio. Prova a colpirti. Ti prende.
scusa, non sono questi danni, sono questi. Vedi come Moro? Ah, cosa? Vabbè, oh, raga, niente, sono andato, sono a terra. Non l'oscurità sparisce. Muovi, non appena ti muovi, la tua oscurità svanisce. Perché, scusate, ho eliminato anche la cosa di Adar. La fame di Adar. Sì. Vabbè, raga. Non è banale. E, improvvisamente vedete che la frusta che ha per braccio si allunga verso il tuo ginocchio. Ti apre uno squarcio molto profondo che ti fa cadere a terra. Tanto sangue, come coagulante, come come una velocità sovrumana comincia a uscire e i tuoi occhi si chiudono. Perdi sensi. Il tuo turno finisce qui. Alex. Master. Questa è bruttina come situazione. Bruttina. Per cui io... Scusate ragazzi, perdonatemi. Haruk, tu... no, avete fatto tutti il tiro saggezza. Sì, ok, vai. Per cui io, vedendo Finn che casca a terra quando l'oscurità si dilegua, allargo le braccia, faccio... Le ferite degli eroi volarono via e si chiusero da sole come per magia. Lancio di nuovo Mass Healing Word. Bello. Faccio una curetta a tutti. Bella, cura tu. Schifo non fa, ma Finn si rialza almeno. Ma Finn io. Che cazzo faccio? Hai curato tutti. Buoni. Ok, prego. Ok. Pin non l'ho curato, non so perché non l'ho targettato. Quanto... Vabbè, curalo... Attento che stai ritargettando sì, tutti, sì, eh? Infatti. Okay. Ok. Ne ho lanciati due per sbaglio, il C. Togli 8... Togliti 8 PS. L'ha già tolti, sì, sì. Ok. Ti curi solo di 5. Okay. Questa era la mia azione bonus, dopodiché con la mia azione provo di nuovo ad attaccare il mostro. Vai. È grosso, eh? Vediamo come te la cavi con questo. Faccio due attacchi, prima mi sono scordato l'extra attack, mannaggia a me. Vai, ok, preso. Defensive Flourish. Quindi aggiungo un D8 al danno che faccio e aumenta la CA mia di quel valore. Vai. Bellissimo. Un D7 alla CA. D8, eh? No, bello. Uno è lo stocco e uno è il danno in più. Ah, ok, va bene, quindi aumenta di 7 la tua CA. Yes, quindi okay. Per il momento 17 più 7, va bene. E poi faccio un altro attacco. Vabbè. Questo qua, era già tanto. Alex, hai già fatto tanto questo turno. Alex sussegue le sue parole di incoraggiamento e di cura con colpi ben assestati. Il primo gli trapassa la testa. Non ho fatto il tiro per concentrazione. E guarda caso la testa proprio che gliene passa perché non ci riesce. Ah, la Mediatar scompare. Ok. Come è messo lui? Vedete che lo stocco gli trapassa da parte a parte. Ovviamente non muore, però... comincia a urlare mentre l'incantesimo si dissolve. Poi vorrei attirare la sua attenzione appunto facendo avanti, colpiscimi se ci riesci, forza, ti sto aspettando. E mi rivolgo agli altri mentre dico: sensi di colpa uccidere persone, uomini, ma dentro alcuni uomini alberga un mostro, vedete? Non appena finisci queste parole, l'essere, vedete che il suo cervello tornato nero adesso si sbiadisce, ma non appena questo si richiude, sentite un... Oddio. Dacci tua! Ma prima del costo, scusa, io avevo subito 30 danni, dopo la cura di Helix ne ho riguadagnati 15, non so se c'è un errore. Aspetta. Andiamo a controllare. Allora, Mass Healing Word su di me. Sì, D4 più 8. Erano 2 D4 a testa? Aspetta, tu Haruk 8, tu Lord 8,
Ah sì, li ha rollati due volte. Due volte. Sì, ah, allora, okay. Finn è giusto, perché non l'avevo targettato. Io 5 PF in più, Lordo ne ha 7 in più, e Aruk ne ha pure 7 in più. E Aruk ne arriva a 23. No, 20, lo avevo già rimessi, Master, era arrivato a 15 e ne ho messi 23. Ok. Scusa, ho 233, aspetta. fermo. Faccio io, faccio io. Togli il prono e l'unconscious. L'ho già tolto. Okay. Tipo, non ce l'ha più. Ok, va allora, bene. Appena questo qua appena questo riprende a battere, sentite che nuovamente i suoi occhi come riprendono luce. Tutti quanti intorno a lui, CD 15 tranne Lordo, su saggezza. Vediamo se la vostra mente sopravvive a questo impulso. Che sboro, vecchio. Pazienza. Dai. Tranquilli. No. Sì. Ma com'era Pelor non lo permette? Com'era? Paladin non lo permette. Paladin non lo permette, vai. Fortuna di morte. Posso accingere ai legami dei miei compagni e aggiungere fino a 3 al tiro salvezza, arrivando a 16. Per i compagni entro 9 metri da me, fortuna di molti. Dai, Friendship is magic, Master. Fortunatamente, questa volta la vostra mente, accompagnata dai colpi portati a termine, dalle cure ricevute e dalla forza di volontà, vedete che resistete a questo impulso. Mentre lui comincia a dire: non mi ucciderete ancora! Dopodiché, tocca a lui. Comincia i suoi attacchi. Primo colpo. Il tiro salvezza su che cos'era? Cioè, per che cos'era? Per resistere all'aura aberrante. Il buco nero? No. Allora, quella cosa che vi faccio fare inizio del turno suo si chiama forma aberrante. La creatura emana il caos del regno del reame remoto. Ogni creatura non aberrante che inizia il suo turno entro 1,5 metri dalla creatura deve fare un tiro salvezza su 15 di saggezza o prendere 2 di 6 danni psichici. Sempre attivo ogni turno. Se gli state intorno. Ho capito, va bene. Dopodiché comincia i suoi colpi. Il primo va contro Aruk ed è un colpo di artiglio aberrante. C'è vantaggio? Sì, ci sono scorto, tranquillo. E ti prende con 14. Eccoli, Aruk. Ah, 18 danni! Oh! Cazzarola. Un artiglio che sembra quasi una lancia che si conficca sul tuo pettorale. Ti manca un respiro. Mentre l'altro artiglio si allunga verso Elix. Vai. Mi ammazzo se succede. 24 ti ha preso. Ragazzi. Vado. Sono 16 danni. La tua pancia viene perforata, ma l'armatura resiste e senti soltanto una punta che ti trapassa leggermente all'altezza del fegato. Dopodiché l'ultimo colpo, l'impronta psichica verso Lordo. Lordo non è nascosto. No, ho fatto uno. Tirato uno. Master, casto scudo. Bello. Hai cast shield e mettitelo. Ce l'hai scudo, sì, mettitelo, mettiamolo. Trascinati. Bravo, bravissimo. Ma sai che significa anche, no? Wild magic. It's coming. Wild magic. Vai, tiriamo. 42. La risposta alla vita, l'universo e tutto quanto. Come no? Non l'hai mai fatto così alla magia selvaggia? Lo stregone si trasforma in una pianta in vaso. Non ci posso credere! Fino all'inizio del turno successivo. Finché una pianta è incapacitata, subisce vulnerabilità a tutti i danni.
Se lo stregone scende a 0 punti ferita, il vaso si rompe e lo stregone torna alla sua forma normale. Non ci posso credere. Subisci. Allora, sei vulnerabile. Io ti metto incapacitato come effetto. Non ci posso credere. Una pianta grassa. Qua non dice che gli incantesimi si interrompono, quindi scudo per me ce l'hai ancora. Però secondo me le piante sono assolutamente invulnerabili a qualunque. Sei unconscious col cazzo che sei incapacitato. Sì, non ce l'ha shield. Ma non è unconscious, è incapacitato, è diverso. Non sono privo di sensi. Vabbè, aspetta, però non ha concentrazione shield. No, forse no. No, non è cioè, se lui l'ha castato e poi è successa questa cosa, comunque lo scudo gli rimane. Sì, diventa praticamente quella puntata di JoJo in cui c'è la pianta con intorno la bolla d'aria. C'è presente. Allora, vedete questo, ragazzi. Improvvisamente, mentre lancia questo incantesimo di scudo, le braccia rimane in questa posizione dopo aver dato questo colpo. Improvvisamente vedete che le mani di Lordo si trasformano in piccole radici. Poi la sua mano sinistra diventa una foglia. Il suo corpo si restringe e rimane praticamente rimane la sua testa in mezzo sopra questo gambo che piano piano si abbassa. Riproduce qualche suono prima di diventare un meraviglioso dente di leone, in questo caso dente di drago. Diventi una piccola pianta, ma con mannaffiate. Provo a colpirti. Vabbè. E ti prendo. Ma le piante prendono danni psichici? Sei vulnerabile a tutto. Quindi, aspetta. Incapacitato, incapace. Ok, sei vulnerabile, quindi prendi il doppio dei danni. Sì. Ok. Non morirci, Lordo, sennò ti risvegli in un Goliath. Sono 24 danni. Oddio, tre punti ferita. Sei ancora vivo, però mi fai una gradura incapacitata. Sei incapacitato. Addisci in automatico tutti i tiri salvezza. Benissimo. Vedete che questo gambo improvvisamente si blocca, si irrigidisce. Sei anche stordito, Stunned. Sono una pianta stordita. Vedete che questo fiore completamente che trema, praticamente completamente fermo. Dopodiché queste erano le sue azioni, ma la sua testa si apre, il suo cervello inizia a diventare nero. E ancora una volta i filamenti si sposta in qua e i filamenti che fuoriescono, una singolarità arcana, un buco nero che vi costringe a fare un classe difficoltà 15 su forza. Ah, vero, era su forza prima. Fallisce. Lui fallisce. Mannaggia Marino. A Rook ci riesce. Adesso clicca. Adesso grama. Ah, peccato! Pure meno uno, quindi. Vabbè, ricordo, neanche ci penso. Allora, coloro che hanno superato subiscono metà di questi danni. Haruk, subisci. Faccio half. Subisci soltanto, minchia, 21 dimezzati. Ancora sei vivo. Dopodiché, invece, il nostro Finn, il nostro Lordo e il nostro nostro Helix subiscono 4d8. Ti prego. E 4d8. Helix, sei ancora vivo. Tutti quanti venite attirati. Venite attirati verso questa posizione. Dopodiché, ahimè, Lordo, stai morendo. Sei in fin di vita e ritorni alla tua forma normale. Si levo intanto lo status di
di incapacitato, che sei unconscious. Allora, abbiamo Finn e Lordo in fin di vita. Ragazzi, lui non è messo bene, ma mi serve un burst di danni. Dopodiché, dopo che fa questa cosa, mi guarda. E guarda, guardando Helix, gli dice: estirperò la tua pelle pallida. Mi piace. Poi, dopo che fa questo, conclude il suo turno e dice: ci mancheria altro. Ragazzi, secondo me che GS è sto mostro? GS4. No, dai, seriamente. Ormai mi sono abituato. GS4 o 5. Sarà... secondo me sarà 6, 7, 8 su di là. Sì, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10, 11, forse 12. GS tra 1 e 30, io dico. 7, ok. Felice? Secondo me 7. Va bene, di avanti. Haruk. Allora, master. Mm-hmm. Ti tiro, ovviamente corro da lui. Ti tiro tutti i danni. Mm-hmm. E poi ti descrivo la scena. I tiri per colpire e poi ti descrivo la scena, se va bene. Vai, vai, vai. Allora, primo tiro per colpire. Aspetta, ma stai andando da lui a colpirlo? Sì, 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 ovvio, ovviamente. Devi muoverti, muoviti, 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 muoviti. Faccio il giro così, ma l'idea è di farla un po' diversa. Comunque, okay. 21 è il primo. E sono questi. Preso. Mi piace, molto, molto bene. Haruk, molto, molto, molto bene. Poi, il secondo... sempre con Reckless, ovviamente, tanto mandato una volta e per sempre, come i diamanti. Non ci arrivi. Ci arrivo, perché comunque uso fortuna di molti, lo posso fare sia per i tiri per colpire, le prove di caratteristiche e tiri salvezza, quindi fortuna, aggiungo... Quanto ha di raggio fortuna di molti? 9 metri. Sicuro? Fortune of the many, vediamo. 9 metri. 9 metri, ok, ce la fai, sì. Quindi un più 3. Lo prendi? E... questi belli. Oh sì, dai, belli. Il arti marz... vai, concludi tu, vai. Azione, è morto? Sì. Ok, allora faccio. Ce l'avete fatta. Allora, Haruk salta sopra la corda, sopra la cassa, si fionda su di lui con un ennesimo batacchio, quindi la prima è una capocciata, e quando cade a terra fine dei giochi, cane, e gli pesto la testa con tutta la forza che ha in corpo Haruk. Mamma mia, il tuo colpo sprofonda nelle carni putrefatti di questo essere prima di morire. Ti guarda e cerca di afferrare il tuo piede, ma iracondo, con gli occhi iniettati di sangue, sprofondi nella sua bocca, resistendo al dolore dei suoi ultimi denti che ti afferrano la carne, e mordi, mordi, mordi. E la creatura sprofonda in un bagno di sangue, e finalmente ritorni a respirare, mentre dietro di te, Helix, vedi che ci sono due corpi. Yes, corpi. Corpi, eh? Sono corpi, fino a prova contraria. Cerco di curare facendo un test medicina, almeno per stabilizzarli. Si riuscirà a stabilizzarli. Prima Finn e poi Lordo. E tornerò abbastanza serio, cercando di occuparmi di loro, senza evitare di perdere tempo. Magari prenderò una di quelle bottiglie, la userò per disinfettare le ferite al volo, e poi userò le fasce che mi rimangono appunto per coprire magari la il sanguinamento da parte di Finn e di Lordo. Ti prenderai cura dei tuoi compagni. Lo aiuto, ovviamente, master. Non so se devo fare un check su medicina.
No, ce la farai. Cioè, nel senso, non ci metterete, cioè, avrete il tempo per farcela. Ok, più che altro te lo dico perché loro magari nei round fanno 2-1 e si ma non scoprono. Abbiamo nemmeno fatto un tiro salvezza contro morte, avremmo avuto tutto il tempo. Ok, abbiamo 3 turni, quindi va bene. Come ok, dice il allora no, va bene così. Okay. Vi prenderete cura dei vostri compagni, velocemente, ancora resistendo al dolore che la creatura vi ha preoccupato, che vi ha procurato. Le luci si affievoliscono nella caverna a causa del vento che sembra tornare a scorrere, che sembra tornare a... l'aria che sembra tornare a... a fluire attraverso i vostri polmoni. Oh. Sentite che la calma e il silenzio adesso sono assordanti. Ora loro sono a zero, cioè sono stabili, giusto? Sì, sono a zero, stabili. Ok, allora guardo Aruk, dopo aver appunto medicato loro ed essermi accertato che stiano bene. Faccio gran colpo, Aruk. Non ce l'avrei fatta senza di voi, senza il tuo aiuto, Elix. Avevo ancora qualche asso nella manica, ma io non voglio pensarci. Ci sono già io per cadere. Aruk, mentre parli, senti qualcosa scoppiettare dietro di te. Ah, giusto. Puzza di fumo, puzza di bruciato. Alle tue spalle vedi che il sacco di Yuta ha cominciato a prendere fuoco. E l'arco che c'è su quella cassa comincia a ardere. Il fuoco si sta leggermente espandendo, anche se non farà troppa strada dato la quantità di legno lì vicino, ma comunque c'è un fuoco che si sta alzando. Portiamoli fuori. Anche Lordo aveva un piano. No, Rook, sarebbe più saggio riposare qui almeno quella mezz'oretta che ci meritiamo anche noi. Non sappiamo se le loro ferite potrebbero riaprirsi da un momento all'altro. Giusto. Hai ragione. Quanto ai corpi e gli altri, intendo. Poi lo guardo, molto serio. Cosa ne facciamo? Diamo l'impasto al fuoco. Tanto c'è. D'accordo, allora aiutami. Facciamo prima questo. Sì. Master, vorremmo cercare di creare un piccolo falò sfruttando appunto quello scoppiettio che abbiamo usato, bruciando i corpi delle persone che ho ucciso scorsa sessione. Allora, vi dico questo. Se di piccole... qua dentro potreste creare un falò di piccole dimensioni, perché la caverna, il covo non è troppo grande, si riempirebbe di fumo, renderebbe il luogo inabitabile. Ok. Quindi se volete riposare qua diventerebbe impossibile. Ok, allora facciamo una cosa. Propongo ad Aruk di spostarli nella sala dove c'è anche della paglia in fondo, chiudere la porta, riposare e poi ricordarci di dargli fuoco. Sì. Ok. Allora sì. Facciamo riposo breve, così anche gli altri si uniscono alla scena. Noi ci dovremmo svegliare in teoria in un di 4 ore. Come un di 4? Un di 4 ore. Sì, loro un di 4 ore. Sei stabilizzato, se non ti portano a un punto ferita in qualche maniera, sei svenuto. Esattamente. Vuoi, master, che le tiriamo singoli insieme? Allora, intanto vi ho fatto fare uno short rest. Potete utilizzare i vostri... Intanto sì, tirate un D4. Certo. Aspetta, master. Non voglio fare meta. Ok. Quindi, io vorrei cercare di capire quali sono le loro condizioni. Perché siamo in una fase particolare in cui i combattimenti potrebbero essere anche dietro all'angolo. E ancora la giornata è lunga. Non vorrei sprecare altro potere magico. Però... devo sapere appunto se loro si riprendono entro un'ora. Allora, quindi facciamo così: loro rollano. Se qualcuno di loro. E io faccio un test di medicina per capire se uno di loro ha fatto uno. E quindi valuto. Ognuno di loro sai che solitamente. Cioè, di base, ragazzi, meccanicamente almeno un'ora ci vuole per riprendersi se non si è stati curati. Lo so, il fatto è che vorrei capire se serve un'ora. Non conviene. Se servono 4 ore, no. Curate. Okay.
Figurati, ovviamente ho tirato 4. Vabbè, ma d'altronde ci sta, perché io ho ancora la ferita. Fammi un medicina, visto che non te l'ho concesso. Almeno adesso fammelo per capire che se. Dirò di più. Cosa non vale il riposo breve? Lo so che non vale il riposo breve. No, certo. Non cosa non mi hai concesso? Questo ti avevo proposto. No, il prima per stabilizzarli non ti ho fatto fare il roll su medicina. Ah, ok, ok. Lo faccio fare per capire, per leggere i dati. Quant'è la CD? 10, sempre 10. Riuscirai a leggere i dati. Vedrai che c'è l'ordo che sembra respirare più pacatamente, quindi in modo più naturale, mentre Finn ancora ha un respiro davvero molto leggero e sembra essere messo molto peggio. Ok, allora niente, prima che effettuiamo il riposo breve faccio una rock. Non si sveglieranno adesso. Allora, ferite profonde, posso curarli, ma sappi che se dovessimo incontrare qualcos'altro o qualcun altro sarò del tutto inefficace. E allora tienilo. Le tiro fuori una pozione di guarigione. No, il mio potere magico vale molto meno di quelle pozioni. È una cosa che posso fare solo io. E qualora io dovessi essere a terra, userete quelle di me. Fa nulla. Ed Elix il Santo decise di sacrificare il suo potere magico per far rinsavire i suoi compagni di viaggio. Aspetta, alzatevi dunque! Aspetta. Troncolare. Prima che si sveglino. E intanto l'ha lanciato per me. Sì, sì. Ok, allora niente. Quindi figurali. No, più che altro stavo recitando le componenti verbali. Sì. No, ma infatti volevo fermarti a Rook perché voleva dirti una cosa. Allora. Ma con loro dormienti, soprattutto l'ordo. Vai. Ok, stavolta è giusto. Stavolta è giusto, sì. Apposta. I vostri occhi si riaprono, accompagnati dalla voce di Elix. Rook, stavi per dire qualcosa, ma ti fermi non appena la voce di Elix ti sovrasta. Prego, ragazzi. Dopo. È morto. Sito Master, a proposito del fatto che è morto, ma lui è esploso, si è liquefatto? No, è lì. È lì. Guardo in direzione di quella creatura, dico, ma che cos'era? Tappa di vetro. No, vedete che Finn è assolutamente, c'ha il viso scurissimo, incazzato nero. Io guardo Finn quando Lordo chiede cos'era, ma non dico nulla. Mi volto, distogliendo lo sguardo da quel corpo, e mi metto a cercare per tutta la stanza cose. Vedo che ci sono armi, oggetti, un pugnale. Ancora non avete, ancora do per scontato che non avete iniziato il riposo breve, ragazzi. Sì, quando non me lo dicono che ci vogliamo riposare, io. Ma infatti, dico, Lordo, nel momento in cui ti alzi a cacciare in giro, io sono seduto, ok? Accovacciato quasi, vedi appunto il sacco a pelo slegato. Ok, messa a mo' di cuscino. Quindi da sdraiato faccio: Lordo, non toccare niente. Scivoleresti in una buccia di banana, cadresti a terra di nuovo in fin di vita. Fermo, ci serve riposare prima. Che vuoi fare, Lordo? Allora, datemi le vostre azioni. Iniziamo da Lordo. Se mi dice questo, io mi siedo sulla sedia dove c'è il tavolo e prendo quelle carte e inizio a farmi un solitario. Non lo so fare, però giro le carte e le guardo. Finn rimarrà fermo lì, a meno che insomma l'incendio non si è, anzi si sposta leggermente. E allora rimane fermo lì, seduto a terra, è dolorante, gli fa male tutto, c'ha le braccia incrociate, appoggiate sulle ginocchia e guarda fisso dritto davanti a sé con una faccia incazzata come... Ok, cosa farai? Oltre, tu quindi rimarrai bene o male fermo, ma sì. Cosa vuoi, iniziare il riposo breve? Vuoi fare altro? Rimarrai... Personalmente sì, farò solo il riposo breve. Bene, Rook. Io prendo una sedia
mi la sposto dal tavolo, mi siedo, prendo la mia borsa, guardo la bottiglia che ci ha dato, che ha preso prima Helix. Goccetto. Sposto una bottiglia non ci farà male. Sposto il cappello. Ti dico questa cosa. Sai bene che non bevo. Era una mia vecchia dipendenza. Eppure il vino oggi ci ha salvati due volte. Prima col barile, ora con le ferite di Lord e Finn. Andiamo. Mi alzo. Goccetto non toglierà niente a nessuno. Ci sono dei bicchieri? Non vedete bicchieri. Alla vecchia... Felix, passo la bottiglia. Alla vecchia maniera, allora. Un sorso all'uno. E inizio a raccontargli una storia. In particolare gli racconto, in realtà la racconto a voce alta in modo tale che Finn e Lord possano sentire, la storia di ciò che abbiamo fatto finora. Darò, Master, è un dettaglio abbastanza importante, particolare enfasi a ciò che abbiamo fatto durante l'esplorazione delle caverne, a quanti ne abbiamo massacrati e a cosa i Marchi Rossi stavano cercando di fare. Come se in qualche modo Helix cercasse di ricordare a Lordo che lui le ha uccise già, le altre creature, più e più volte, e che l'informazione, e dirò proprio questa cosa, informazione errata che ha detto, ossia che non ha mai ucciso nessuno, è assolutamente falsa. E grazie a questa storia vorrei intonare la mia Song of Rest, quindi cercherò un po' di intrattenerli anche, e quindi recupereranno un D6 in più. Ok ragazzi, dunque, potete, visto che il riposo breve è iniziato, potete utilizzare i vostri dadi vita, cliccando sui vostri dadi vita, e dopo che avrete finito di utilizzare i dadi vita, potete usare un D6 in più per le cure. Utilizzate tutti i dadi vita che volete. Spendo intanto Finn, Rook, se volete anche voi. Ah, ok, le state. Sì, stavo. Ho provato a lanciarli su di me. No, devi cliccarci su normalmente. Cliccarci sul okay. Dado. Più 6, quindi 8. Esatto. Io uno me lo lascio un dado vita. Si sa mai. Raga, io ho rollato di merda 3 volte 1, eppure voi. Porca vacca. Bello, sto fatto bene, però mi sembra di avere finita di vita. Potete usare un D6 in più se avete finito. Sì, lo lancio io, vediamo un attimo. Okay. Bla bla bla. Allora, Song of Rest. Un D8 al nono livello, no, quindi è un D6. By spending... Ok, un D6 flat. Ok, vai. 5. Godurioso. 5 HP a tutti, ragazzi. Belli. Quindi abbassate i vostri HP fino a 5. Un bel recupero. Rimarrete lì circa 2 ore a riposare. C'è chi di voi sonnecchierà. C'è chi di voi riprenderà fiato, starà in silenzio. In particolare Finn, che ho visto che si è allontanato dal gruppo, si è messo un po' più là nella penombra, vicino ad una candela che arde su una cassa e che si sta sciogliendo, e che piano piano in queste 2 ore alcune luci si affievoliscono sempre di più. Questa qui scompare, poi anche questa qui sulle casse scompare, le candele si esauriscono e le candele si esauriscono e la vostra oscura visione vi mostra la realtà in bianco e nero per dove è possibile. La prossima a esaurirsi agli occhi di Finn è quella cassa là in fondo sulla destra, che vedi che piano piano si sta affievolendo sempre di più. In lontananza vedi il corpo dell'essere che avete ucciso oltre le casse davanti a te, e ancora lì putrescente, di tanto in tanto qualche bolla di materia esplode facendo dei piccoli suoni disgustosi. Lordo, mentre stai giocando con le carte in queste 2 ore, di tanto in tanto ti guardi a destra, vedi che c'è una gabbia di metallo arrugginito dietro di te,
tutti i volti. Non sembra esserci alcunché al suo interno. Tuttavia, le celle sono ancora chiuse, tranne una che è aperta, quella vicino a te, proprio lì, vicino alla tua persona, proprio alle tue spalle. Vedi che... Vuoi avvicinarti? Sì. Ok. Ti avvicini a questa cella. Sembra essere vuota. Vedi in bianco e nero la paglia. E poi noti che la coperta sembra essere smossa. Probabilmente ci dormivano uno degli altri due umani. Appena entri, viene investito da un odore femminile, come se ci fosse del leggero profumo che ricorda il gelsomino. Un odore abbastanza strano, ma che un po' ti dà sollievo. Se vuoi cercare, mi fai un indagare. Sto mettendo in conto che avete finito il riposo breve, quindi sono le vostre prime azioni. Sì, assolutamente. L'avrei fatto, infatti, guardarmi attorno e cercare. 20 naturale. Grande. Allora prendo i loot presenti qui dentro. Prendo la tabella. Mentre cerchi. Scritti da te o dalla WhatsApp? No, scritti da me, ragazzi. Non c'è quest'area nel manuale, un'area segreta. Ma posso chiederti una cosa? Certo. La mappa come l'hai fatta? Su web. Ah, ok, l'hai trovata. Era perfetta, non era proprio come la volevo io, quindi. Ok. Mentre guardi a destra e a sinistra, sposti un po' la paglia, sposti il cuscino. All'interno del cuscino sembra esserci qualcosa di solido, che fa come se delle monete si muovessero. Metti la mano al suo interno, metti via la paglia che all'interno era stata accumulata. Lordo, quello che trovi è questo. Dimmi ciò che vuoi lasciare, ciò che vuoi che ti aggiunga all'inventario. All'interno trovi una collana d'oro. Poi lì accanto trovi due monete d'oro, un pugnale. Questo è quello che c'era nel cuscino. Piglio tutto. Ti aggiungo un pugnale. Questo pugnale ha qualcosa di particolare? No, assolutamente no. Ok. Non ti sembra almeno. Faccio. Gli metto la moneta nei denti. E ti aggiungo due monete d'oro. Ok, quindi questo è già stato lootato. Metto la collana. Ok, una collana d'oro intarsiata con piccoli disegni sulle catenelle di colore nero, che capisci bene che è semplicemente stato pitturato. Vedi che il pendente sembra essere un rombo. D'oro, non ci faccio caso. D'oro totale, non c'è. Non ci faccio minimamente caso. Ed esco fuori un po' impettito. Tipo, presente quelli che comprano l'orologio nuovo che fanno ogni volta così? E Lord esce un po' così, no? Impettito. Cerca di non pensare alle cose che sono successe. Lordo con la cacchezza. Mentre Lordo si dedica a questa attività, Finn, cosa vuoi fare tu? Finn, dopo il riposo, faticosamente comincia ad alzarsi in piedi, è dolorante, si tocca il petto dove c'è la ferita che si è riaperta ampiamente, sa che la deve medicare ma non, in questo momento non lo fa, e comincia a vagare per la stanza avvicinandosi soprattutto al cadavere del mostro. Non c'ha vestiti addosso? Assolutamente no. Cose. Vuoi dargli un'occhiata? Vuoi dare un'occhiata al suo corpo? Sì, voglio indagare un po' sul suo corpo. Ma vicino. Fai un indagare, classe difficoltà 13. Fammi un bel tiro, che ci sono delle cose molto interessanti. Indagare proprio non è il mio forte, però ci proviamo. Perché credo in borraccia. E infatti ho tirato un bel 6. Inizia a guardarlo. Vedi che il suo corpo è fatto di poltiglia, ossa. Non riesci a capire
se ciò che è solido nel suo corpo si mischia effettivamente con tutto ciò che è molliccio. Un corpo rivoltante, una bocca sfigurata che ricorda quella di un polpo piuttosto che di un umano, ma è strappata. Una cosa aberrante. Mi dispiace, su di lui non trovi niente. Elix, Aruk. Finn. Sono le prime parole che dice Finn da quando si sono fermati. L'avete visto anche voi, quel bagliore di energia verde prima? Guardo, sto chiudendo gli occhi. Qual è l'ora durante... di energia? Un bagliore prima, durante il combattimento. Master, ho visto un bagliore verde di energia o qualcosa del genere. Durante i suoi poteri hai visto sia bagliori neri che bagliori verdi. Ok, sì. Ok. Sembrava di essere in taverna Waterdeep. E c'erano diverse luci. Perché? Ecco, perché quel verde è proprio esattamente quello che ho visto io nel momento in cui sono entrato in contatto con la pietra e di lì a poco. Io mi avvicino al cadavere, faccio sì. Mentre mi accarezzo il mento. E tu che idea ti sei fatto su questo collegamento? Voglio sapere la tua, Finn. Una brutta idea, non voglio finire come quel mostro. Lui si è iniziò a entrare dentro la mano cercando di rovistare, no? Lui si fa indagare. Sì, però te lo rollo dopo questa ruolata. Lui si nutriva di quelle pietre e per te sembra che sia altrettanto importante. Attualmente è un bel visino, Finn. Ma non so se tu ti stia sentendo peggio da quando l'hai toccata quella pietra. Quanto sarà passato ormai? 4-5 giorni? Dovresti già accusare qualche sintomo, invece nulla. Eppure di questa cosa ne sappiamo poco. E ora ti faccio l'investigare. Ok, mi fai indagare e me lo fai con vantaggio, ma mi farai un check di costituzione. Uff. Bello. Ora almeno un 20. Okay. Mi fai un check di costituzione per questa difficoltà d'oggi. Prima le belle notizie. Ah, va bene. Mentre metti la mano lì, magari so scorda, chat. Improvvisamente senti che spostando la mano sulla sua spalla e toccando il suo braccio, la pelle si stacca, nulla di nuovo direi. Ma quando tocchi il suo braccio, questo, quando senti, passi qua sulla dove ci dovrebbe essere l'articolazione, senti come un solco, come uno strano solco, è una forma regolare che non sembra quella di un osso. La tua mano si sposta. Vuoi indagare più a fondo su questa cosa? Allora, io vorrei indagare, però intanto rifaccio il test su costituzione. Va bene, io tengo sempre il 20, però è rollisticamente dico sì, se sì. Vuoi indagare o meno di più. Sì, sì. Se mi sento male, magari ritraggo la mano. Ovviamente. Poteva andare forse diversamente. C'è ispirazione, aspetta. Non c'ho ispirazione, non c'ho un cazzo. Gliela posso dare io, no? Sì, vabbè. Se vuoi gliela puoi cedere. Non lo fare, non ne valgo la pena, fidati. Infettiamoci tutti a sto punto, facciamo la run. Continui a passare la mano. Non senti nulla. Non adesso, almeno. Quindi non c'è niente per ora. Ok, visto che non sto accusando particolari effetti, sì, cerco di farmela roteare nel palmo, comunque cercare di tastarne i bordi. Senti una cosa molto strana, Alex, ma non è la prima volta che vedi una cosa del genere. Improvvisamente, quando scendi più in basso, senti come dei ganci di metallo. Appena sposti la carne putrida, quindi la sposti via, vedi che lui non è parte del suo braccio, non è fatto di osso, sembra essere un arto prostetico. Però era molle.
durante il combattimento. Io ho detto che un suo braccio pare una frusta. Ah, quindi attaccava sempre con un braccio? C'era uno che si attacca. Allora, il vostro di base attacca sempre a 15, però questo ho fatto io, che uno attacca normale e uno attaccava. Infatti, se ci fate caso, soltanto uno ha attaccato all'ordo. Praticamente è questa parte della cintura parte, con la spalla che... Questa parte qui. Ah, tutto il braccio. È un braccio prostetico. Però lo sento solo dall'interno, cioè era ricoperto da merda. Dalla carne, sì, dalla carne. Ma è strano perché un braccio prostetico coperto di carne... Ma infatti è strano veramente. Quindi arrivato a questo punto, e ora se è l'uno è l'uno, ma la curiosità uccise il gatto ed Elix ci somiglia in qualche suo modo di fare, tiro. Voglio cercare di estrarlo. Ok, non serve molta forza. Il braccio si stacca. Non appena si stacca, noti questa cosa, la nota anche Finn. Rook, tu la vedi questa scena, eh? Ok. Appena si stacca, vedi dei filamenti di energia arcana che lasciano il braccio e scompaiono. Ma quello che è interessante, interessante. Cosa si tratta? Io lo provo a guardarlo da vicino. Ho mai visto qualcosa del genere, un braccio prostetico. Mi fai un check di arcana, classe di difficoltà. Check di arcana 14. Posso fartelo pure io? Sì, Master. Su qui ho meno uno, maledizione. Dice. Aruk ha questo tatuaggio con la quale deve entrare in sintonia. Quando esce dalla sintonia del tatuaggio, ricompare l'ago. Ricorda un po' il principio della sintonia? Mi fai un check di arcana se ti avvicini. Con vantaggio, dai. Mi chiedo perché avendo un oggetto con sintonia... Sì. Con vantaggio. Dai. Ho fatto così. 15. Va bene. 15. Quello che hai davanti sembra essere un oggetto molto particolare, che si chiama appunto arto prostetico. Ma non è un arto qualunque. È un oggetto che effettivamente è un oggetto meraviglioso. Questo oggetto va utilizzato, dato che tu riesci bene o male a riconoscere che è un oggetto che assomiglia al principio del tuo ago, questo oggetto rimpiazza un arto perduto e prende le sembianze dell'arto perduto, in base a dove viene inserito. Wow. Quando è attaccato, funziona esattamente come l'arto perduto, ok? E non può essere rimosso per nessun motivo, a meno che tu non lo desideri volontariamente. Ok? Non può essere rimosso. Quindi non posso tipo strappartelo via. Ok? Ed è un oggetto che non richiede sintonia, ma funziona come se avesse la sintonia. E l'unica sintonia che ha bisogno è che ti manchi un arto. Rimpiazza un arto. Io lo sto guardando e dico, mi interrogo con Finn, che roba è? Poi vedo appunto Rucco che si avvicina. Qualche idea? Sì. Ho letto qualcosa. Diciamo che abbiamo una mano in più adesso. Se qualcuno di voi dovesse perdere un arto, potremmo rimpiazzarlo con quello. È uno strano marchingegno che funziona con la magia. Va a fondersi con il corpo. E riprende anche le sembianze. Inquietante. Ci potrebbe servire, Rook, pensi? Beh, se perdiamo un braccio, sì. Chi lo prende questo oggetto? Lo porgo a lui, visto che penso che sappia come si usa. E faccio... Beh, una mano in più non guasta mai. O un braccio in più in questo caso. Lo prendo. Te lo metto nell'inventario. Prendo una borraccia.
Lo sciacquo un po'. Sì. Beh, qualcuno di voi dovesse perdere un braccio, fatemelo sapere, lo riaggiustiamo. E lo metto dentro. Aruk, ma funziona solo con le braccia? Cioè, se dovessi perdere una gamba, non funzionerebbe, giusto? O prende proprio la forma di quell'art? Master? Prende la... Allora, link, l'oggetto non lo dice, però io l'ho voluto intendere così, che rimpiazza un arto. Di quale, se vi manca una mano, questo oggetto... È sulla destra. No, la destra no, solamente un arto. No, c'è scritto proprio arto prostetico. Arto. E qua li anche elenca. Dice una mano, un braccio, un piede, una gamba. Ah, ok, allora si scolpisce. Sì, okay. Però la testa no, ragazzi, la testa no. No, stavo scherzando. No, va bene anche per le gambe. Piedi, gambe, ginocchia. Quindi è così che sembra essere tornato in vita, o almeno essere curato. Ma da chi? Insomma, Staffa di Petro doveva essere morto, eppure era qui, e nemmeno lui si spiegava il come, e aveva bisogno di quelle dannate pietre. Chi mai avrebbe potuto portarlo in vita, e per quale ragione? È stato mutato in questo modo, e perché stare qui? Però quello che ci diceva Indico, il tizio morto, quando ha rinzavito ha visto una luce verde e tante lucine, come è successo anche a Finn. Già. E sia stato quella magia a riportarlo in vita. Oh beh, certo, la caduta potrebbe essere costato un braccio, ma perché ripararlo se poi lo hanno lasciato lì a morire? Purtroppo non sapete adesso, avendo tante domande, chi gli ha dato questo braccio, soprattutto un oggetto molto particolare. Chi a Phandalin, no, in questo luogo dove si è risvegliato, gli avrebbe mai procurato una cosa del genere? È un oggetto davvero molto particolare. Le domande si susseguono, si ammassano, e in più ancora vi balena in testa la storia della spia. Io vedo solo un collegamento tra queste cose. Questa maledetta luce verde. La usavano i goblin, era nella pietra che ho trovato, la cercava anche Jarno, e i goblin sappiamo che almeno alcuni di loro sono scomparsi in quel pozzo, quello protetto dall'Otilug. Forse un'idea. Proviamo a chiedere a Toblen chi ci ha fatto visita mentre eravamo privi di sensi. La pietra di Finn è scomparsa. Forse sappiamo perché adesso. Chi ha preso la pietra magari ne sa il funzionamento. Lordo intanto sta uscendo dalla cella, guardandosi e sistemandosi la giubba e l'armatura con una... non troppo vistosa, ma ben in vista, collana d'oro. Io, tentendo un attimo, il mio sguardo è proprio posizionato su quella catena, poi un po' interdetto faccio: Lordo, vieni qui, stiamo ragionando su quello che dobbiamo fare adesso. Dove l'hai trovata quella? Lì, indicando la cella. Dovevano essere due monete d'oro. Dovevano essere risparmi di quei poveri. Erano nascosti nel cuscino. Già. Allora, analizziamo i dati che abbiamo. Mi pongo quasi al centro del gruppo e parlo un po' a tutti. Sappiamo che c'è un traditore a Phandalver. A Phandalin. Scusate, ma da dove arriva questa cosa inquietantissima? Alexa, che cazzo stai cantando?
Slayer, questo è per te. Ma che, ma poi inquietante, inquietantissima questa cosa. È la nuova hit. Mi ha detto non lo so, ha ricominciato. Io non ho che cazzo di brividi. Io non dormirei a casa tua. Cominciava la prigione. Vabbè, diciamo. Ispirazione ad Alexa. Mamma mia. Ispirazione montaggio. Black Friday comunque, ragazzi. Io sto staccato, raga. Scusate, però nessuno sono d'accordo. Hunting of Humber the House. Da House of Lemons sta cosa, però nel 2023 con Alex è io non vorrei dire, ma un po' sessata. So parlare di lei perché si attiva un po' pure. Picchettato, questione... bastone sulla testa, ma boh, comunque... con tutte queste energie psichiche vanno in giro. Roba da reame remoto. Vabbè, allora. Allora stavamo chiedo dicendo. La mia regina, poi vi dico. Va bene. Stavamo dicendo. Sappiamo che c'è un traditore a Phandalin. Non sappiamo chi sia, né che ruolo ricopre. Qualcuno deve sapere qualcosa, ma attualmente non abbiamo una pista. Due, sappiamo che c'è un pozzo che conduce da qualche parte e che aveva un guardiano. Guardiano che noi abbiamo sconfitto in qualche modo? In realtà non lo abbiamo propriamente sconfitto. Tre, dovremmo parlare con il loro capo per capire chi ci ha fatto visita. Ma immagino che in una comunità in cui si insidia qualcuno, fare domande in giro non sia la scelta più intelligente. Dobbiamo fare buon viso a cattivo gioco e renderci dei totali idioti. Almeno davanti alla comunità di Phandelver, almeno fino a Rook e Lord, è quello che sto facendo io. E non sono un idiota. No, ma lo diventerai presto se non mi dai ascolto. Non a causa mia, a causa di qualsiasi cosa alberghi qui a Phandalin. Quindi che devo fare? Noi finora abbiamo ricoperto, o almeno io, abbiamo ricoperto la parte degli eroi senza macchia che vogliono proteggere la cittadina. E così faremo. Non dobbiamo fare troppe domande alla gente di Phandalin, o qualcuno si insospettirà. Ora più che mai. Pensavo che all'inizio fosse un gioco, pensavo che fosse semplice congrega di goblin, qualcosa facile da arginare, ma apparentemente c'è molto altro. E questo braccio... questa creatura e qualsiasi cosa sia a guardia di quel pozzo lo confermano. Non stiamo più giocando a Rook e Lordo. Parlo soprattutto con voi. Perché? Perché ti senti in colpa che hai ammazzato quelli? Il contrario. Credo che sia stata la scelta più sensata che abbia mai fatto nella mia vita. Sensata forse, ma non hai detto che era quella giusta. Sensata per quello che è il nostro obiettivo. Helix. Lordo. Ma tu adesso sei cattivo. Cattivo e... buono qui non esiste, te l'ho già detto prima. Certo che esiste. Sì? Sì. E vai. Cioè, i cattivi ci stanno i buoni. Cosa hai fatto di buono tu, Lordo? Enunciami le tue azioni buone. Sei stato in una caverna, hai ucciso come noi, e ora stai ripudiando quello che stai facendo. Noi ci stavamo difendendo, ma quelli ti dicevano no. E tu l'hai ammazzati da dietro. E questo non è dove essere buoni. E io non so se... io non sono cattivo. Tu confondi l'onore con la bontà, sono due cose distinte, Lordo. No, si ammazza solo se ci stanno cattivi che sono cattivi. E no, se c'è gente che ti dice non ammazzare, quello non è buono. È il tuo punto di vista, Lord, non proverò a cambiarlo. Ma abbiamo due visioni chiaramente differenti sulla cosa. Però non dire che siamo senza macchia. È quello che stiamo recitando. E tu devi recitare questa cosa, io non la devo recitare. Io non ce l'ho la macchia. Gente... ricomincia. Aruk, mentre ascolti questo dialogo, da sottofondo, le tue orecchie ricominciano a battere. Sempre più potente nelle tue orecchie,
questo martello che non capisci da dove venga. Guardi okay. Alex, guardi Lordo mentre si avvicinano. C'è una testa. Ed è un dolore sì. Che purtroppo non riesci a spostare. Dopo un po', però, svanisce nuovamente. Stai male? Sì. Aruk, sono stato meglio. È la prima volta che senti questi martelli, come hai detto? No. Quali martelli? Il martello di un fabbro. Ma tu sentite i martelli? Non hai avuto contatti con energie verdi, pietre di ossidiana, cose del genere? No, ma era un sogno che pensavo fosse un incubo. Quello che ci hai raccontato quando ci siamo svegliati? Sì, erano anche lì. Quei martelli che battevano sono incudini. E continuano a battere da quando abbiamo rivisto. Da quando abbiamo visto questo stronzo. E do un calcio al cadavere. Non è da quando l'abbiamo rivisto, è quando ha detto. Quando ci ha detto che siamo stati a Zurzula. Sì. Zurzula. Che è Zurzula? Master, abbiamo mai sentito sto nome Zurzula? Mai. Mai sentito. Però. Adesso ipotizzo, non so se è quello che ho visto nel sogno. Un attimo, riflettiamo sulla parola Zurzula. Non sappiamo molto, ma possiamo ragionarci. Quale vi sembra la sua etimologia? A me fa pensare a una cultura goblin, forse anche quella drow? No, non mi risulta in goblin. Non mi risulta in goblin. No, in goblin no. È un nome. Zurzula, martelli, gente che batte il ferro, nani? Non è nanico. Che vuol dire etimologia? Non è nanico. Da dove deriva quella parola? Da che linguaggio? Non è nanico, non è elfico, non è chiaramente umano. E non credo sia infernale, anche se non lo conosco in realtà. Ma ne ha parlato come se fosse un posto, certo. Non è detto però che il nome del posto, se è un posto, una città, un qualcosa del genere, abbia un significato preciso. No, ma sempre una cultura di riferimento. Sì, sì, ho capito cosa intendi. C'è una libreria a ma potrebbe essere una anche un posto molto antico, magari perso nel buio profondo. L'orto non ha detto una cosa stupida. È vero. Da qualche parte ci dovrebbe essere un archivio storico o qualcosa per sapere cosa è successo tempo fa. Più che altro, io ho ancora ben impresso nella mente quel goblin, e non so perché non riesco a scacciarlo proprio via dalla mia testa. Quel goblin che dice che anche i goblin hanno un retaggio, poi tutti che parlano di Phandalin come se il suo mistero fosse avvolto nella sua stessa storia. Ci avete fatto caso? Avete anche voi questa impressione? Beh, intorno a Phandalin ne sono successe di cose. Ciò che abbiamo trovato nelle caverne dell'Eco, insomma, non è roba da niente. Eppure Phandalin è un paesello di frontiera, piuttosto piccolo. Non credo che abbia una biblioteca. Per trovare un qualcosa del genere bisognerebbe andare a Candlekeep. Pensiamo. Master, abbiamo incontrato elfi. C'è qualche elfo qui a Phandalin? Che cosa ti interessava? La storia di questo posto. Parliamo con sorella madre, quella che cura. Ci sono molte persone qui che vivono da una vita a Phandalin. Dobbiamo decidere come agire, se fare domande in giro o se andare a esplorare il pozzo. Io voto per il pozzo. Io sono stanco. Ho fame. Devo andare in bagno. Andrai in bagno appena risaliremo. Devo fare quella grossa. Rido.
Ma a me va bene tutto. Il suono si è fermato, quindi operativo. Comunque usciamo da qui, perché non l'abbiamo mai io non ho mai sentito niente come quello che ho sentito in quel momento. Io non sento questi martelli che battono. Però quando ho nominato quella città ho sentito come un'esplosione nella testa, un suono così forte da far male. Nel luogo che ho visto nel mio sogno vi erano dei cadaveri. Cadaveri? Dwerger. Nani grigi. Sì. Sei un posto legato ai Dwerger? Un martello, una rincodine. I nani sono forgiatori, che siano Dwerger o nani. Sì, infatti è la prima cosa che mi è venuta in mente quando hai parlato di un incudine. Potremmo... Come lo facciamo però? Elix, come possiamo chiedere al nano se c'erano Gundren. A Gundren, se c'erano Dwerger qui? Credo che non ci aiuterà. Dici che era la spia? Era già riluttante a darci informazioni rispetto a quello che è successo la notte che sono arrivati i goblin. Ricordo che deve vedere diverse persone, non c'è solo lui dotto a Phandalin. Sì, però magari sul sottosuolo lui ne sa sicuramente qualcosa in più degli altri. Sulla carta. Sulla carta. Sicuramente c'è la borsa dei minatori qui a Phandalin. C'è. Esatto. C'avete tante persone comunque che sanno diverse tante diverse cose. Però io voglio dire una cosa. Io non mi fido dei nani, mi stanno sul cazzo. Che sono presuntuosi. Alcuni dicono che i kobold mangiano i bambini e che sono tutti stupidi, eppure eccoti qui. Noi non mangiamo bambini. Pure. Ma dicono così. Dunque, ripeto di nuovo, dipendesse da me, esplorerei quel pozzo giusto per non essermi lasciato niente. Poi chiederei a Phandalin. Aspetterei che passi un po' di tempo, così da vedere quello che succede alla comunità. Alla fine ci siamo ripresi soltanto ieri. Sì. E di quelli che facciamo, indico i corpi dei morti. Io e Rocca stavamo ragionando prima. La scelta più saggia e conveniente è bruciarli. Perché? Perché li vuoi atterrare? Dalle mie parti si fa così per onorare i morti, Lordo. Ce li ammazziamo e poi li onoriamo. No. Però chi muore si dà in pasto alle fiamme, in modo che le sue ceneri possano alimentare la terra intorno a loro. Lordo. Quelle due persone stanno già bruciando in Avernus. Mi sa tanto di quelli che prima ti cacano addosso e poi ti vogliono pulire il culo. Io non lo faccio per pulirgli il culo, lo faccio per semplice praticità. Nessuna traccia del misfatto, nessun crimine. Dunque, signori, qual è la vostra prossima mossa? Siamo praticamente ancora, quasi ancora, non siamo ancora in chiusura, ma quasi. Qual è la vostra prossima mossa? Questa caverna, volete dare un'altra occhiata? Allora, Master, io vorrei con Aruk bruciare i cadaveri. E mentre bruciano, vorrei dare un'occhiata generale per vedere se magari c'è qualche passaggio, qualcosina, pure dentro le celle, perché non ci siamo entrati. Quindi ci vorrei mettere anche mezz'oretta, se è il caso. Ok, bruciare i cadaveri sarà l'ultima cosa che farete, quindi qui sì. Dentro... ok, Alex, mi fai indagare per la caverna. Aruk? Io mi fermo un attimo mentre Alex controlla a parlare con Lordo. Ok. Ok, tu ora arriveremo. Finn? Io aiuto Alex, ha bisogno di qualcosa da fare in questo momento, quindi... Okay. Aiuto Elix a cercare in giro. Va bene, allora lo faccio con vantaggio. Vediamo se fai di più. È già buono, però. Vediamo. Sì. No, va bene. Vi metterete a cercare. Inizierete a guardare il covo. Guardando a destra e a manca, passando oltre i cadaveri,
setaccerete le celle, che sembrano essere pulite. Darete un'occhiata in giro. Quello che troverete è questo. Questo è ciò che trova Helix. Helix, ti avvicinerai a questa cassa. Vedi che ha un lucchetto arrugginito. Come vuoi aprirlo? Se puoi aprirlo. Vedi, con giudizio gli do una mano io, do una botta secca. Aspetta. Io forse ce l'ho il kit. Sì, kit a morto. No, non ce l'ho. No, c'ho l'entertainer's pack e l'alchimia. Se vuoi puoi provare a dargli un calcio, se non potrebbe cedere. Sì, faccio fare a Finn. Ok, va bene. Allora. Vedi, con giudizio, un colpo secco. In poco tempo una scintilla lascia aprire la cassa. Quello che trovate al suo interno è questo. Un kit del guaritore, un uso. Un piccone da minatore, una fiaschetta con del liquido nero e una fiaschetta con del liquido rosso. Allora, l'ultima volta che ho bevuto una fiaschetta con liquido nero mi sono salvato il culo. Ditemi chi vuole prendere cosa. Io esamino le fiaschette, master. Check di arcana, entrambe. Due ne faccio? Sì. Se la bianca... Bianca. Ottimo. Quella nera non era. Ok, la rossa e la nera. Ah, la rossa. Ok, la rossa non ti sembra di averla vista, o meglio, hai visto altre pozioni di guarigione a quella a cui pensi. Ha un colore un po' più rosso, potrebbe comunque essere una pozione di guarigione. Ma l'hai in fogno, infatti. Allora, metto quella rossa, la metto nel tuo inventario. Ah, me la metti tu? Sì, metto io, c'è la funzione, scusiamole. Fantasy okay. Master. Però ce lo scrivo proprio, pozione rossa. Sì, aspetta, dove te l'ha messa? Qui, l'ho rinominata io. Ah, ok, pozione... Dove l'hai rinominata? Non la vedo. Tranquillo, è in fondo. C'era unidentified item, infatti se ci clicchi è così, però io l'ho chiamata pozione rossa con punti interrogativi. Ok, la pozione nera invece sembra richiamare sembra avere una piccola etichetta che sembra essere scritta in elfico. Ok. Qualcuno di voi legge l'elfico? Yes, io. Ok, c'è scritto resistenza alla morte. Nel dubbio me la terrei pure questa, se schifo non mi fa. Mettimela. Ok, vado su. No, questo è Finn, aspetta. Helix. Ok. Questa è la pozione nera. Potion. Dopodiché, sì, ho detto che c'erano poi... aspetta, le levo dalla lista intanto. Il piccone e kit di guarigione. Il kit di guarigione chi lo vuole? Lo prendo io, di solito è un utilizzo, vero? Sì, un utilizzo solo. Ok, buono. Lo passo, c'è scritto comunque un uso. Perfetto. Dopodiché, oltre questo, come ho detto, c'era... il piccone lo lasciate lì? Non so se ci possa servire. Ok. Oddio, qualcosa certo di particolare. Guarda, un'arma da mischia più tre, in realtà. Piccone leggendario, un artefatto. Di ritorno. È un piccone un po' arrugginito e sporco. Domanda, master. Nel sacco che ho dato fuoco... Sì. Cosa c'era? Ti avvicini al sacco. Ti avvicini a quella zona, mi fai un indagare. Subitissimo. Haruk, tu volevi parlare con Lordo? Se voi potete parlare mentre cercate, se voi potete, gli vuoi dare vantaggio, vi conto il... Sì. Lo aiuto. Buono. Vai. Fantastico, bravissimi. Bravi. Master, io mi spreco adesso l'ispirazione. Vabbè. Giuro, perché sono curioso di vedere che c'era in questo sacco. Ti tira un dado. Bravo.
ma che bella! Bella. E calla. Viaggio di ruolo, Medjugorje, sempre disponibile. 1, 2, 5 con 3 dadi non è male. Ti avvicini al sacco, col sorriso stampato in faccia, mentre Rook ti segue da dietro. Ti avvicini, apri, paglia. Probabilmente qualcuno lo utilizzava come cuscino. Ti guardi attorno e vedi che c'è un piccone sulla rastrelliera lì attaccato, seguito da una piccola ascia, un arco mezzo bruciacchiato, qui la corda adesso è andata a fuoco, e una faretra con una decina di frecce. Dopodiché ti guardi sul tavolo, Rook. Poi vi lascerò parlare. Vedi che ci sono due bottiglie uguali, con la stessa etichetta, le carte e un pugnale. Prendo le due bottiglie, le carte le prendo. Il pugnale, per quanto riguarda Rook, lui non usa armi. Ma è dorato? No, vabbè, è un pugnale. Normale? Ok, un pugnale, chiedevo. Ok, bene. Lordo, serve un pugnale? Ce l'ho. L'ho trovato nel cuscino assieme alla collana. Ne vuoi un altro? Non voglio manco il mio. Guardi le bottiglie, vino rosso, è un vino che da qua senti l'odore, dal sapore fruttato, con un'etichetta con un disegno sul fronte. Sono attappati, giusto? Queste due no, sono aperte. Trovassimo la cassa, un'altra bottiglia sarebbe buono da bere prima di dormire. Magari fa passare quel rintocco e si dorme per bene. Lordo. Dimmi, sì, Master. L'etichetta, dimenticavo di dirti, come dicevo, è un disegno di un melograno. Addirittura la picca del melograno. Questo è l'artefatto. Abbiamo già visto questa etichetta da qualche parte? No. Melograno. Elix. Ehi. Qualcuno vende vino al melograno qui? Tu che sei entrato dalla donna all'emporio. Melograno. Master, mi è sembrato di vedere cose che vendeva con questa icona. Zero. Non ci hai fatto caso. Piuttosto particolare come dettaglio, ma vi rispondo con leggerezza. No, mai visto. Vabbè, la prendo. Magari la spia vende vino e produce vino al melograno. Ma non sembra neanche male. Magari compro anche due bottiglie. La metto in borsa. È vuota, no, Master? Praticamente sì. Ok, do prima due sgrullate, giusto per togliere gli ultimi residui, in modo che non mi sporchi la borsa, e la metto dentro. Ti ho messo una bottiglia di vino nell'inventario. Ok. Lordo. Ti giri? Sì. Mi metto alla tua altezza. Inizio a sistemarti la giacca. È bella. Metti dentro. Molto bella. Sembri un lord di Waterdeep. Non l'ho mai visto, ma dicono che sono così. Poi con questa, sai quante pollastre che trovo appena mi spiegano cosa sono. Sì, ma ora mettila dentro la maglietta. Perché? Metti che l'hanno rubata al villaggio, poi accusano te. Ma io sono l'eroe del villaggio. Eh sì, ma se sei l'eroe poi rubi le collane. Non l'hai rubata te, ovvio. Ma che senso ha che c'hai la collana e la nascondi? Se no, che serve? La provi in altre città più grandi. Tu non c'hai tatuaggi? E i tatuaggi te li fai per nasconderli? Non ha senso. Vabbè, ma non farti beccare. Ascolta. Quello che ha fatto Elix. Non era la scelta sbagliata. No? E perché? Pensa se fossero stati come quello là. Non ti dico di
che dobbiamo uccidere. Se non vuoi uccidere, non uccidi. Però dobbiamo stare più attenti. Anch'io ho agito con leggerezza. Quel coso quasi ci uccide. E non vorrei che tu, io, Elix o Finn morissimo qui. Non voglio che moriamo. Neanch'io. Però non mi piace che c'è quella tizia che non faceva niente. Quella ha chiesto pietà. Come fai a uccidere uno che chiede pietà? Il respiro di Aruk si fa pesante. Beh, scusatemi se ho rigliato, ma in realtà la maggior parte dei criminali, omicida, stupratori, qualsiasi cosa, a Waterdeep o Neverwinter, dove ho vissuto, e anche Silverimoon per un periodo breve, insieme a Baldur's Gate, tutti sono accomunati dal chiedere pietà alla legge, alle guardie, a chi li rinchiude. Cosa fanno le guardie? Li chiudono nella loro cella e gettano la chiave. Così abbiamo fatto noi. Persone del genere non meritano di stare a piede libero. Tra l'altro, non so se avete capito, ma quello era un chierico che faceva altro che portare discordia, sofferenza, morte. E lo decidi tu chi merita e chi no. Se io fossi un adoratore del male, cosa faresti di me, eh? Se io torturassi tua madre, tuo fratello, Aruk, se lo torturassi, Lordo, e se facessi di ciò il mio movente di vita, se io godessi nel vedere le sue budella sparpagliate sul pavimento, lo curassi e ricominciassi da capo, perché capito, questo è quello capito. Che fanno quei chierici, tu capito, cosa faresti? È normale che mi verrebbe ad occidere, è per questo che non devo decidere io. È normale che se ti giri tu l'ammazzi. Ma non sei tu quello che devi decidere. E chi? Aruk. Almeno no. Lui ci pensa due volte. Ci ho pensato due, pure tre, anche 445 volte. Avrebbero potuto piantarmi un coltello sulla schiena. E tu, Finn? Sei d'accordo? Vedi che Finn si è avvicinato piano piano mentre parlavate, forse avete notato che vi guardava un po' di sottecchi, poi distoglieva lo sguardo, fino a che non è arrivato lì vicino. Ha uno sguardo un po' assente in questo momento, schiocca le dita, appare giudizio nella sua mano. Questo è l'unico giudizio che so dare. Se la mia regina mi dà un'indicazione, io la seguo. Giusto, sbagliato. Non sono concetti assoluti, Lordo. Giusto e sbagliato dipendono da chi li pronuncia. Per te è giusto qualcosa, per Aruk è giusto qualcos'altro, per Elix è giusta un'altra cosa e per me ancora. Altre ancora per tutti quelli che stanno a Phandalin. Mi pare una scusa per poi decidere quando ci gira. Sì, ma non mi sento un grande eroe, Lordo. Io faccio quello che penso di aver bisogno di fare o che devo fare. Punto. Non mi sto a porre la domanda se è giusto o se è sbagliato. Mi pongo la domanda se ne va della mia vita oppure no. Eppure di eroi parliamo, no? E allora devo ringraziare Dalso che rinnova l'abbonamento con Prime per un totale di 29 mesi. Scrive buonasera. Buonasera anche a te, caro Dalso. Shin Watanuki che rinnova l'abbonamento di livello 1 per un mese per un totale di 43 mesi. E scrive: vi annuncio
che so che non vivreste, più senza saperlo, che inizierò Divinity Original Sin 2 in un team al completo. Spero di eguagliare le giocate alla lordo col mio PG. Un saluto a tutti. Buon divertimento e grazie infinito. Bellissimo gioco Divinity Original Sin 2. Never Franci, che rinnova l'abbonamento con Prime per un totale di 2 mesi. E infine Nostalgia Forum, che ha regalato un abbonamento di livello 1 per 1 mese a Rodinas Dorsali. Grazie mille. Grazie ragazzi. E dunque, le parole si confrontano l'uno con l'altra. Cosa volete fare, ragazzi? Bruciamo quelle carcasse. La caverna... Allora, aspetta, bruciamo quelle carcasse. Ragazzi, volete procedere tutti fuori dalla caverna, quindi? Guardo Alex. Quindi, prima di bruciare tutto e riempire questo luogo di fumo, questo... lo segniamo come il tunnel del bambino. Già, abbiamo esplorato tutto più o meno. Master, siamo entrati dentro le celle con l'investigation check? Sì, non c'è nulla. Ok. Allora dico, abbiamo esplorato tutto, sembra davvero fosse soltanto un covo che dava riparo a quel pezzo di merda, non c'è altro. Quindi, sì, è il tunnel del bambino e... Però... che cosa voleva comprare il bambino? Cosa aveva comprato? Letame e un piccone. Una vanga. Doveva scavare. Con la vanga non scavi. Con la vanga non picconi in una roccia. Questo è anche vero, ma magari ha visto le persone uscire da queste parti e ha iniziato a scavare. Okay. Possibile. Però, Rook, prenderemo in considerazione anche questo dubbio. Non è detto che sia questo il tunnel del bambino. Prendiamo il piccone e lo mostriamo a quello che gli vende, no? E chiediamo se l'ha venduto di lui. È tutto arrugginito e poi un piccone vale l'altro. Non penso che faccia la differenza. Forza! Facciamo quello che va fatto e lasciamoci tutto questo alle spalle. Una volta tanto. Io faccio un passo per aiutare Alex, guardando Lordo un'ultima volta. Prendi una decisione e mantieni la lordo. Dopodiché aiuto Alex con i corpi. Io metterò una spalla metterò una mano sulla spalla di Aruk e dirò: se preferisci me ne occupo io, Aruk, non ti preoccupare. Grazie, Finn, ma la tua ferita non l'hai guarita. Prenditi questi minuti per guarirti. Io sto bene. Vedi che ti guarda, ma ti darà una mano, ma non si metterà a curarsi in questo momento. Ok. Quindi, ragazzi, ultima azione. Alex ha già dichiarato cosa farà. Aruk. Io l'aiuto. Okay. E io pure. Buttiamo tutti dentro i cadaveri dentro una cella e gli diamo fuoco. Il io corpo guardo. Del mostro? Direi anche. Sì, mettiamo tutto al centro e bruciamo tutto. Fermi. Chi è che sposta il corpo del mostro? Penso che è arrivato a sto punto, visto che un bisonte lo famo tutti insieme, no? Chi partecipa mi fa un check di un tiro salvezza su costituzione. Vai. Aggiungiamo altri problemi. Sì, io lo aiuto simbolicamente, non è lo lascio caria solo... No, tu no, non fai non il check. Tu l'hai già fatto. Ok. Ok. Ok, Finn. Lordo, tu non aiuti? No, io so guardare. Ok. Sposterete il corpo. Li ammasserete. Ve lo chiedo, prima di mandare a fuoco tutto l'interno di questa cella. Quindi il fuoco sarà localizzato lì dentro. Lo dico perché avete anche gli incantesimi che possono, giusto che lo chieda, che possono interagire con i morti. Mandate a fuoco? Non mi parleranno mai. Benissimo. No, io chiedo, non è che tu sì, nemmeno lo lancio perché è inutile. Fa il rituale, rituale però. Sì, ce l'ho come rituale. Posso fare un tentativo con l'ordo? Nel senso che lo ammazziamo l'ordo lo e lancio qualcosa da morto. Ho pensato questo. Lo lancio io e le domande le fa l'ordo. Ma credo che le domande le possa porre solo l'incantatore.
No. 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 Allora facciamo così. No, sono tre domande. Io stavo solo detto perché non siete degli stupidi. E se Aruk, fare... me lo proponi, giusto? Sì, cioè, sì. Magari farfuglio qualcosa, potevo parlarci, ma non... probabilmente non vorranno parlarci. Tu mi dici appunto... Dico, stesso. Potremmo fare domande io o Lordo. Io mi metto la mano sotto il mento e faccio ingannare un morto. Non lo so se Lordo se la sente. Lordo, gli occhi arrivano su di te. Visto, scusate, sto leggendo l'incantesimo. L'incantatore può porre al cadavere. No, okay. Domande. E allora deve fare Alex. Allora niente, grazie. Non lo sapevo perché pure io mi è capitato che facevo parlare anche altri. No, ma nel film. Vabbè, nel film lascialo stare. Però era un dettaglio carino. Niente. No, peccato. Sarebbe stata allora, una scena bellissima. Questa è l'ultima opportunità. Dove le butta da fuoco, non si può fare più. Se volete provare, bene, se no c'è. Forse dei trucchi non ce l'abbiamo, vero? Eh sì, until the spell ends, you can ask the corpse up the fight question. Vostro dei trucchi non ce l'abbiamo. Tentare di camuffare Helix. No, è una cosa che proprio. Ok, niente. L'effetto magico, non so se. Già. Cioè, nel senso, potrei camuffarmi con un'illusione e poi lanciarlo su un morto. Però non mi viene in mente, sinceramente. Forse non è una cosa manco che vorrei fare. Ok, vai. Come direbbe Giorgio. Andiamo. Bruciamo. Cosa flambe. Direbbe Giorgio? Flambe. Flambe. La torcia illumina. E in poco tempo viene lanciata sui cadaveri ammassati. Vi allontanerete dal posto, lasciandovi alle spalle l'ultimo avamposto dei marchi rossi, che adesso... davvero sembrano essere soltanto un lontano ricordo. Alle vostre spalle il fuoco arde, il fumo riempie le sale. Questo luogo che oggi è stato al confine tra il vostro mondo e quello del reame remoto, finalmente è stato risigillato. Mentre vi allontanate, però, sapete bene che non è finita. Uno strano presentimento oscuro, uno strano sentore accompagna il vostro ritorno a Phandalin. Quando uscite dalla grotta, il cielo si è fatto scuro. Sembra che voglia piovere questa sera. Dietro le nuvole si intravede qualche bagliore. E in lontananza, molto in lontananza, dei tuoni, come se si avvicinasse il temporale. Come vi dicevo, una strana sensazione di paura, o meglio, di tensione vi accompagna. Riprenderete il sentiero verso Phandalin, lasciandovi alle spalle la sagoma di Villa Tresendar, adesso rimasta soltanto rovina. Non appena arriverete vicino alle case di Phandalin, il luogo è abbastanza silenzioso, anche se i suoi abitanti ancora corrono per le strade. Do un'occhiata al cielo. Sono circa le 5 del pomeriggio. E ancora sembra che siate forse poco oltre il punto iniziale, se non fosse per il pozzo. Un sospiro vi accompagna e vi mettete le spalle a posto per ricominciare la vostra ricerca, che però continuerà nella prossima sessione. Mannaggia! Yeah! Bella, bella. E allora, bella. Signori, tirando le somme, e ragazzi... Bel fight. C'era la possibilità che morivamo veramente come degli stronzi, e cazzo, senza chierico o senza bardo, insomma, senza qualcuno che cura,
e senza un damage dealer consistente come Haruk. Sì. Soprattutto se l'Hexblade è un incoglionito e non riesce a fare niente. E soprattutto se Lordo non vuole uccidere nessuno. Ma io non ho capito, cioè, giusto per sapere se... Ma tu non puoi fare del male o uccidere? Uccidere? No, io non voglio terminare la vita di qualcuno. Lo posso portare privo di sensi. Perché gli hai lanciato la torcia? No, io non ho lanciato la torcia su di lui. Lui voleva mandare a fuoco tutto. Io volevo mandare a fuoco tutto. Ah, ok. Danni collaterali da fuoco. Sì. Allora, intanto il monster era un GS8. Ah, però. Vabbè, tre attacchi più azione bonus così forte. Era grosso. Ci sta. Però aveva pochi PF o mi sbaglio? Aveva. Allora, io ho tirato i dadi. Tiro i dadi per i mostri. Vi dico subito quanti dadi tirava. A Rook una settantina gli ha fatti. Allora, lui ha di base. Il mostro base ha 95 PF. Ok, io tirando i dadi, che sono 17 di 8 più 17, ho fatto, mi è uscito un totale di 105. Va bene, sempre là siamo. Non era però insormontabile, perché era da solo, chiaramente. Beh, già. Questo è un mostro che il suo nome vero è Zeloda Aberrante. Ok? È il nome del mostro dell'NPC. Però ecco, l'ho reskinnato un attimo per dare una, dato che non avevamo usato staffa di vetro dopo la prima. Ora io ho notato una cosa che ovviamente non faremo meta in caso, ma scusami, lui aveva l'aura che attaccava tutti gli aberranti intorno e Lordo, i non aberranti, e a Lordo non gli facevi rollare. Perché? Perché era entro 1,5 metri. Sì, ero che era a 10 feet. Ah, è sempre stato una casella più in là. Ok. Non c'ha il tadpole dentro, in realtà l'infiltrato è lui. Sarebbe stato un bel plot. Lui c'era un'aura aberrante di 1,5 intorno a lui. E poi quello che... Felice, poi non ti fare venire strane idee, ormai l'ho detto. No, tu ti immagini se Lordo fosse la spia. Capito. Ti immagini? Sarebbe stato bellissimo. comunque ecco, è stato quella cosa del vuoto era bellissima, comunque Marchex scrive: Felice, stai giocando col fuoco, prima o poi con la magia selvaggia si casta palla di fuoco sulla testa e bistermina tutti. Felice, è vero, lo so. Per te è solo un gioco, per te è solo un gioco, per Lordo è solo un gioco, però vedi che se cadiamo a terra tutti insieme contemporaneamente. Arrivederci. Volevo vedere quali sono le cose più brutte che possono uscire. Ora che l'abbiamo bruciata, ci siamo persi qualcosa nella tana, scrive Alex 10car. Allora, gli oggetti li avete trovati tutti. Potevate, o se in qualche modo parlavate con il cadavere, potevate del mostro, potevate scoprire delle cose interessanti. Allora, loro in vita, anche minacciati di morte, non ci hanno detto un cazzo. Quindi i due tizi no, il tizio, il cadavere. Ah, ok. Facevo speak with dead su di lui che l'avevamo ucciso. Faceva così. Tornava morto. Oppure un'altra bella cosa che purtroppo non lo facciamo mai, un'individuazione dei pensieri durante il fight. Chi cazzo ce l'ha? Appunto. Averci. Bella quella. Un'altra individuazione, un'individuazione dei pensieri su di lui. Ma tanto c'ha 31 su int, quindi uno che fa danni psichici io non lo farei sinceramente. Capito. Alleggeri la mente. Intelligenza 8. Ah, certo. Davvero? Non l'avrei detto. Quanti aveva in costituzione di tiri salvezza? Allora, costituzione aveva 12, è che faceva, ho fatto tiri altissimi, 17, 18, 18, 17, poi ho fatto 1. Da uno che avevo fatto. Poi finalmente. Finalmente. Oh, nome live qual è? Nome live qual è? Kit è mort, giusto. Kit è mort. Lui aveva come era immune a diverse condizioni che non vi dirò. Aveva Dark Vision. E poi anche una bella vista particolare. Bentornato Giorno Giovanni, che per aver rinnovato l'abbonamento con Prime prontuario di 2 mesi, grazie mille caro.
Allora, ragazzi, ecco una cosa che voglio dire: una taglia grande. Sì, allora il mostro di per sé non è una taglia grande. L'ho inteso io come taglia grande perché era tipo alto, molto alto. Tipo sì, infatti, aveva Reach. Esatto, però di base, però non l'ho messo io Reach. Di base c'è nella scheda Reach. Eh? Cioè, aveva 15 di Reach, è tutto ufficiale dal mostro. Non... Ah, ma c'aveva 15 di Reach. Aveva Tremor Sense, vero? Non avrei preso l'attacco di opportunità, no? Però allora, perché... Eh no, perché finché ti muovi all'interno della sua Reach, non... No, lui può prendere... No, lui se ti allontani dalla sua cosa, può prenderti fino a 15 di Reach. Però non sì, ma devi uscire, devi uscire dalla sua area di minaccia, però per proccare sì, il... Non è come altre punte. La cosa, cioè, io ho sempre fatto che se tu ti allontani da 1,5 lui ti può prendere fino a 15. Comunque no, Finn, tu sei uscito e rientrato, vedi, eh? Sei uscito comunque dalla sua area di minaccia. Sì, ma non mi sono mai mosso oltre, non sono mai andato oltre i 15. Non oltre 10. Si è spostato di 3 metri, non di 4 e mezzo. Doveva spostarsi di 6. No, Finn, sai perché pensi sta cosa? Perché il token è grande. In realtà è medio. È medio lui. Capito? No, infatti, sì, lo so, ma dipende dalla reach, non dipende dalla reach. Sì, allora si è arrivato a 4 metri e mezzo. Figurate. No, però io volevo capire. Ma se Wounds è andato a fanculo. Io ho sempre fatto così. No, se ti allontani di 1,5 metri, però lui ti prende fino a... No, però... si deve allontanare dalla portata dell'arma. Quindi okay. Se lui ha 4 metri e mezzo di portata, deve allontanarsi. Ma come mai vedeva al buio invece questo stronzo? C'ha qualche senso particolare. Tremor Sense non ce l'ha, True Vision. Chi può dirlo? Devil Sight. Un sacco di cose, vista cieca. Vista cieca. Oppure non voglio dirvelo, non voglio dirvelo perché non voglio dirvi tutto il mostro. Perché magari poi lo rincontriamo. Immagini. Perché non è detto che la stessa mutazione... non la possono avere altri, esatto. O uno di noi. Capito, no, non voglio dirvi tutto del mostro. E ora, ragazzi, immaginando Finn con le corna che gli si apre la testa. Io sai cosa ho pensato? Male. Minchia, muore Lordo. Ti rincarna in un tiefling e viene sopraffatto dall'eredità diabolica. E lui che è paladino, cose così, e diventa Edgelordo. Edgelordo. Che bello che si può o rollare o il DM può scegliere la razza. Io avrei fatto scegliere il DM, la razza in cui trasformare. No, rollando è bellissimo, vuoi mettere? Però non ci sono tutte le razze fighe, tipo il Goblin. Che bello il Goblin. Poi Lordo che si trasforma in Goblin. Le razze base... Le razze base, cioè, mi pare che c'è qualcosa in più delle razze base, per esempio, che ci sia il Goliath. Lordo, Tiefling, Lordo, involve. Sì. Ma se volete ampliamo, nel senso che cosa si dirà il di? 100. Sì, ma sono scaglioni piccoli. Vabbè, è morto, a posto. Noi la tiriamo al povero questa Lordo. Volta. Comunque, sessione che è stato un fight di aggancio, si ritorna a Phandalin, deciderete voi cosa fare, se dedicarvi ancora alla raccolta di informazioni e cose a Phandalin, oppure scegliere una strada su cui proseguire. Io vi invito, avete fatto molti ragionamenti interessanti mentre parlavate, molto interessanti, soprattutto anche Aruk ha fatto dei ragionamenti molto interessanti. Ragionate su quello che volete fare, qual è il vostro prossimo passo. Sappiate che il tempo scorre e il fatto che io vi abbia chiamato anche il tempo meteorologico è cambiato, anche il meteo è cambiato, questo fa intuire che il tempo sta scorrendo mentre voi fate vi dedicate alle vostre scelte. Ogni scelta ha un peso sul tempo. Vabbè, però stiamo ottimizzando un sacco i tempi, non state perdendo tempo, state investendo. Decidete. No, non avete livellato. Ma perché sei un caso paladino? Io sì. Paladino, che non smaita ma si nasconde, bastardo. No, avrebbe... Poi per la redenzione servono 3 livelli comunque. So, però sarebbe stata quella... Cioè, il giuramento di roleplay sarebbe stato quello. Il giuramento poi effettivo sarebbe stato proprio quello... Ma che hot ti fai, quindi? Quando sarà al terzo livello della redenzione. Poi ne parliamo, se vuoi. Del paladino, mi pare che è al secondo. Terzo. Ah, vabbè, inchia. Sì, poi anche il giuramento vero e proprio, perché tu poi prendi la capacità tipo di l'imposizione delle mani, non è che la prendi così. Sì, devi fare il giuramento.
Sì, sì. Sarà figo là, sarà figo. Ragazzi, io vi dico che... La nostra valuta è ufficialmente scolopendere. Ti pago in scolopendere. Quante scolopendere al chilo pesa? Ragazzi, io vi dico che siete, siete su una buona strada, avete investito bene il vostro tempo, ma ci sono anche altre cose che potrebbero aiutarvi. Però decidete voi cosa fare e cosa no. Sì, sì, ma parliamo di cose concrete. Quando è la prossima sessione, quindi? Sì, la sessione è il 31. Il 31? È lontanissimo, mancano 10 giorni. Il 31, non c'è, non esiste il 31. O è il 30 o è l'1. O è l'1. Giovedì 30? Venerdì 1? No, aspetta, 31, aspetta. Come esiste il 31? Gennaio, febbraio, marzo, aprile. Allora, nel calendario c'è scritto 31. Novembre, 30. Mi pare di sì, è il 30, allora. Giovedì 30. 30, va benissimo. Il 30, il famoso 31 novembre. 31 novembre, vabbè, dai, diciamo il 31, il 30. Ricorda, il primo della filastrocca, 30 di conta novembre. No, no, lo diceva Abby per vendetta, ricorda il 31 novembre. È quello, sai, era proprio quello. Tutti si guardavano, ma è oggi, no, ma è domani, ma che dici oggi? Quindi allora confermato, è giovedì tra 9 giorni. 9, meno 9 all'ordo, ragazzi. Meno 9 all'ordo. Sì, perché purtroppo mercoledì qualcuno non c'è, quindi. Quindi 20, 26, ragazzi. Perciò 26, tolchettino tattico. Se spiegano cose, se parla di roba, si fanno annunci fighi. Si brainstorma un po' sulle classi, sulle razze di una nuova serie che stiamo facendo. Ma qualcuno l'avrà già capito, probabilmente. Inizia con la B. E niente, sarà interessante, molto interessante. Blodge. E quindi ragazzi, nient'altro da dire, nient'altro da aggiungere, se non che è stata una sessione veramente molto figa, mi sono divertito un sacco. Felice Omar, Luigi, corretti a caldo e poi chiusura? Sì. Sì. Io devo imparare a usare questo benedetto personaggio in combattimento, perché fino a mo' ho fatto schifo, quindi... No, vedi che nel primo fight hai spaccato i culi, altro che... Ah. Vabbè, sono morti, quelli, tranquilli che ci saranno molti palcoscenici su... Non vedo l'ora di rifarmi, perché... Tranquilli, non c'è problema, ancora ne avete già uno che è noto là, che c'è quell'Odiug messo là sotto... Già, è vero, al corso c'è l'Odiug. Già. Quello tra l'altro possiamo farci anche un minimo di preparazione, perché quello sta lì, non è che... appunto. E quindi vedete voi, cioè cercate di immaginarvi. Per me possiamo dare la buonanotte. Va bene ragazzi, nient'altro da dire, quindi io vi ringrazio un sacco, Omar, Felice, Luigi, per creare un intrattenimento della Madonna sul nostro canale, grazie mille Amberdale, ragazzi, per essere master sempre sul grande pezzo, master. Per il resto nient'altro da dire, un altro grazie, sempre ribadiamo a Mauro Flex per le illustrazioni, per tutti coloro che ci hanno seguiti, per quelli che ci hanno subato, donato, fatto, detto. Ci vediamo domenica, quindi una buona notte dalla Melagrano. Aspetta, mi hanno detto che praticamente il melograno è l'albero, la melagrana è il frutto. Il melagrana, quindi la melagrana. E ragazzi, mi raccomando, ci vediamo a Milano, a Milano Games Week dal 24 Melagrano Games Week. Al Melagrano Games Week dal 24 al 26, mi raccomando, perché sabato, quindi il 25, ci sarà l'evento Il Labirinto di Solomon, quindi sono solo quattro posti disponibili, quindi non mancate, prenotatevi subito in stand, e domenica invece i nostri cari Borraccia, Envy, è Felice e chi ci sarà, Omar. E c'è anche Omar, il grande Omar, saranno in live con un bel tolcazzo per parlare. Tolcazzo che lo faccio. Comunque potrebbe essere un'altra giochini, però è interessante. Comunque parlare di roba. Si può dare la buonanotte, quindi me ne prendo un altro. Vai. Buonanotte dal braccio finto psionico assurdo, dalla paglia nel cuscino. Luigi. Dal cervello che pulsa nero e verde.
Io cito il commento che suona malissimo dal batacchio di Aruk. dalla spia di Fandalin. Bastardo. Una buonanotte. Ci stanno i credits. Forse. Buonanotte. 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 Buonanotte.